Salve a tutti e bentornati su A Game of Talks. Io sono Giorgia e questo è il canale interamente dedicato alle cronache del ghiaccio e del fuoco di Sua Maestà George Martin, saga dalla quale è stata tratta la purtroppo ben più nota serie Il Trono di Spade, nonché di House of the Dragon. Perché nasce questo canale, mi potreste chiedere? Già conosciamo la storia di Westeros, mi potreste dire? No, vi dico io. E se non mi credete, sedetevi qui con me mentre vi racconto le vicende che rendono epica questa saga. Sigla! Eccomi qui a recensire la seconda stagione di House of the Dragon. Scusate se ci ho messo tanto, ma da metà della seconda stagione ho cominciato a dire non lo so, preferisco aspettare che il tutto si concluda perché non riuscivo a capire cosa pensare effettivamente, quindi ho deciso di aspettare e fare poi un video conclusivo. Ci ho messo anche tanto perché ho avuto la febbre, quindi purtroppo per registrare purtroppo non avevo le forze, quindi ha slittato tutto, però finalmente ci siamo. Sono qui appunto per dirvi tutte le mie impressioni, sia positive che negative, di questa serie. Allora, comincerò dicendo che in questo video si va un po', diciamo, contro a quello che faccio normalmente sul canale, perché come sapete, o se non mi conoscete ve lo dico, il mio canale appunto è incentrato su comparare i libri di George Martin con la serie del Trono di Spade, ma in questo caso qui voglio fare un'analisi più sulla scrittura della serie in generale. Perché questo? Perché, come ho detto anche negli altri video di questo genere, Fuoco e Sangue è una scelta molto furba da parte di persone che vogliono adattare un libro per la televisione. Questo perché Fuoco e Sangue è un libro, consideriamolo storico, non è esattamente il termine giusto, ma quello che ci si avvicina di più è la metanarrativa. Non è esattamente questo, ma ci si avvicina, nel senso è un libro che non racconta verità assolute, ma è proprio come se fosse un libro storico, quindi vengono raccontati fatti e come le figure principali di questi fatti, che hanno comunque partecipato a questi fatti, sono state riportate nel tempo. Il che cosa vuol dire? Che siccome un libro che viene scritto da diversi maestri, bisogna anche pensare, mettere comunque nell'equazione chi questi maestri apprezzano, chi tifano, di chi vogliono dipingere un'immagine strettamente positiva. Questo che cosa vuol dire? Che da un punto di vista televisivo, questo libro ti dà la possibilità di poter effettivamente creare la tua versione della storia. Versione della storia che ovviamente si scontrerà con i fan del libro, che conoscono la versione del libro e quindi sicuramente magari puoi avere comunque degli scontri che di visione di come le cose sarebbero dovute andare, da un punto però di vista non narrativo quanto di gusto. Questo però non vuol dire che secondo me la seconda stagione di House of the Dragon sia stata un'ottima stagione, anzi, per quanto mi riguarda io ci sono rimasta molto male per come sono andate le cose. Diciamo che partivano molto alti, perché nella prima stagione a mio parire era tutto perfetto. Certo, c'erano comunque delle differenze rispetto al libro, ma come ho detto, comunque questa dinamica che si può creare con un tipo di libro come quello che è Fire and Blood, ti può anche dare spunti per implementare nuovi temi o comunque ampliare magari delle caratteristiche o magari proprio la caratterizzazione dei personaggi, dove invece in Fire and Blood questo non è possibile, proprio perché noi non conosciamo il pensiero del personaggio, non conosciamo i suoi motivi, conosciamo quelli che sono passati alla storia come i suoi motivi, che però possono essere molto diversi, o anche quello che passa alla storia come il loro carattere, ma anche quello può essere comunque molto molto diverso. Quindi in realtà è una premessa interessante. I personaggi di George Martin in Fire and Blood, nonostante siano comunque personaggi che conosciamo poco, o appunto di cui conosciamo solo le azioni, sono personaggi estremamente carismatici che ci fanno venire voglia di saperne di più su di loro. Quindi diciamo questa serie è un'ottima occasione per poterli conoscere di più.
Nella prima stagione, infatti, questa cosa è successa molto con Viserys. Viserys nel libro è molto diverso dal Viserys nella serie. Partono da una base molto simile, quindi appunto persone tendenzialmente più pacifiche, persone che comunque mettono la loro famiglia prima di tutto. Però il Viserys del libro è sicuramente un personaggio molto più superficiale rispetto a la versione che abbiamo avuto in House of the Dragon. E questi sono i cambiamenti che a me piacciono, perché ci danno modo di conoscere molto di più un personaggio e di affezionarcici ancora di più. Affezionarcisi ancora di più. Però devo dire che il downgrade si è sentito tantissimo dalla prima stagione alla seconda stagione, da un punto di vista di caratterizzazione dei personaggi e proprio di fluidità della storia. Vorrei farvi questa analisi parlando delle storyline dei personaggi, quindi per primi io prenderò i verdi. Allora, partiamo dai verdi. Per me i verdi sono coloro che hanno tenuto questa serie in piedi con la loro caratterizzazione, le loro storie, sono quelli che ogni volta che comparivano a schermo facevo oddio sì. Dunque, partiamo con quello che secondo me è stato il migliore di questa stagione da un punto di vista non solo di storia e caratterizzazione, ma anche da un punto di vista anche attoriale. Per me Aegon questa stagione se l'è mangiata e ha mangiato tutti gli altri. È stato molto bello vedere come sono riusciti a creare così tanta stratificazione in un personaggio che ci è stato presentato come in realtà molto più bidirezionale, no? Quindi diciamo che all'inizio, nella prima stagione, vediamo un Aegon che semplicemente è un po' un cazzo nella sua situazione di essere principe. Ci sguazza, ma nel senso delle poche ripercussioni che le sue azioni possono avere. Già nell'ultima puntata in cui si vedono i verdi, nella prima stagione, quindi la puntata numero 9, le sfumature che Aegon, che l'attore che fa Aegon, è stato in grado di dare ad Aegon, ci facevano già vedere questa sofferenza. Una sofferenza che appunto viene da non sentirsi mai amato o apprezzato dai suoi genitori. Questa cosa diventa molto prominente nella seconda stagione ed è stato ciò che l'ha trasformato in un personaggio molto molto interessante. Aegon, come ho detto anche negli altri video, è un personaggio che erroneamente viene chiamato psicopatico. Aegon non è uno psicopatico, Aegon è in realtà è una persona che sente molto le sue emozioni. Lo psicopatico non sa che cosa siano le emozioni, sa cosa vuol dire, nel senso le sa replicare ma non le sente effettivamente. C'è stata anche questa cosa che dicevano che Aegon è come Joffrey. Assolutamente no, non hanno niente in comune. Aegon vuole arrivare ad ottenere l'approvazione delle persone intorno a lui, specialmente di sua madre, ma Aegon viene comunque da un passato dove non gli è stato esattamente data la possibilità di imparare cosa vuol dire essere un re? Cosa vuol dire portare il peso della corona? Aegon non sa assolutamente niente di politica. Infatti Viserys portava al Consiglio Ristretto sempre Rhaenyra, non ha mai portato Aegon. Ha sempre messo in chiaro che non voleva che Aegon fosse il suo successore. E questo Aegon lo sa, quindi crescendo comunque con questo feedback dai tuoi genitori, come se tu non sei mai abbastanza, non vai mai bene, lo porta appunto ad arrivare ad essere il personaggio che conosciamo, quindi che vuole avere l'amore degli altri, ma non è stato cresciuto per supportare il peso che gli è stato messo sopra, perché ricordiamo che Aegon non voleva diventare re, ma gli è stato imposto. Questo però lo porta dopo a voler comunque ad avere un approccio anche molto interessante, che da Aegon, magari da Aegon della prima stagione, non ci saremmo aspettati tanto. Per me è rimasta emblematica la sua prima scena da re, quindi quando va a sentire i problemi dei paesani, e anzi ha questa visione che non molti nobili hanno, ma che in realtà dovrebbero avere, dove il tuo potere è
proporzionale a quanto le persone ti vogliano e ti accettino. E lui effettivamente tre cose dice, io tre cose ero d'accordo, cioè ridamo le pecore a sto cristiano, te pago se fai un lavoro per me e tra poco sbaraglio tutti così potete ritornare a mangiare. Quindi diciamo che è interessante vedere come lui in realtà di cuore ce la potrebbe pure fare, cioè se fosse stato cresciuto in un determinato modo, lui sarebbe stato anche un buon re, onestamente. L'abbiamo visto, nel senso, appunto, è uno di quelli che, almeno in tutto questo marasma che c'è, almeno ha fatto vedere che ha degli interessi che, per quanto io, cioè per la mia idea di re, sono le cose giuste. Quindi l'ho apprezzato veramente tanto ed è stato anche molto interessante questa dinamica circolare che gli fanno avere, quasi fosse una persona che soffre di dipendenza, dove appunto c'è questo circolo dove lui cerca di fare del suo meglio ma non viene comunque preso mai in considerazione. Questo lo fa arrabbiare e questa rabbia che lo porta comunque a volersi sempre vuole sempre dimostrare di essere in grado, però gli fa fare sempre la cosa sbagliata e quindi poi si ritrova in questo circolo dove nessuno ha fiducia in lui, anche se lui sta cercando in tutti i modi di fare di tutto per avere l'approvazione e la fiducia degli altri, di chi è intorno a lui. Mi è piaciuto veramente veramente tanto, non vedo l'ora di vedere che cosa porterà insomma il futuro di Aegon nella serie. Sono sicura, mi ricordo, insomma ci sta, so che ci sono delle persone che sono preoccupate per la sorte di Sunfire. Oddio, non vi posso dire che io sono tranquilla da sto punto di vista. Io continuo a sperare il fatto che stanno cercando di far arrivare a noi spettatori il fatto che è una storia dove nessuno è onnisciente, quindi dove tutti ti dicono delle cose in base a quello che sanno, quindi magari al momento nessuno trova Sunfire, quindi pensano che è morto, o magari è semplicemente un gossip. Spero che non sia morto, perché Sunfire è centrale per delle cose che succederanno in futuro e onestamente che anche questa cosa qui venga cambiata, se verrà cambiata, io veramente penso, cioè do fuoco a tutto. Passiamo a Aemond. Allora, Aemond mi è piaciuto anche lui veramente tantissimo. Ho letto di persone che non sono molto d'accordo con questo arco che gli hanno fatto fare, del fatto che è stato lui a tentare alla vita di Aegon. Oddio, vi posso dire, anche nel libro è un po' strana, l'ho detto anche nella puntata, l'ultima puntata che ho trattato, cioè comunque che tu, Vhagar, vai addosso sia a Sunfire che a Melis col fuoco, insomma non è che proprio me la fa pensare, che dici no, era tutto liscio, stava semplicemente cercando di togliere Melis da Sunfire. Quindi in realtà io ci avevo già pensato alla fine della prima stagione, quando faceva lui comunque capire il fatto che si sente più in grado di Aegon a regnare, e quindi ho detto sapendo come andava poi Rookrest, ho detto questo può essere molto interessante effettivamente. Perché? Perché ad Aemon hanno comunque assegnato un tipo di caratteristiche e personaggio che può tranquillamente finire in questo baratro. Aemond è una persona che comunque nella sua infanzia ha sofferto, si sentiva sempre meno rispetto agli altri intorno a lui, questo perché? Perché è un Targaryen senza il drago, e riportiamo anche all'attenzione il fatto che Viserys non è così amorevole con i figli avuti da Alicent, li lascia molto così, insomma, allo stato brado, si può dire, mentre invece Rhaenyra viene sempre portata in alto da suo padre, e questo comunque, se uno si mette dal punto di vista di un bambino che non ha il drago e che suo padre non se lo fila poi più di tanto, ti ammonta comunque questa sorta di non valere abbastanza, di non essere abbastanza. Questo poi, messo anche insieme al fatto che i tuoi cugini e tuo fratello ti fanno gli scherzoni, ovviamente ammonta ancora di più. E per quanto sono sicura che gli scherzi che facevano Jace, Luke e Aegon fossero scherzi che purtroppo, purtroppo per fortuna, non lo so, io dico purtroppo, i ragazzini a quell'età fanno senza pensare a effettivamente cosa poi può scattare negli altri, questo è
succede sempre nelle scuole quando uno ha 12-13 anni. Infatti io dico sempre, meno male che nessuno è più chi era a 12 anni, perché sennò saremmo tutti delle persone veramente con poco tatto e empatia, perché ti fa ridere a quell'età e non pensi che se... cioè è come se ingenuamente pensi, vabbè, se fa ridere a me farà ridere pure lui, nel senso se farà una risata e mica è grave. Però invece Eamon la vive in modo ovviamente pesante. Quindi questo lo porta ad essere un personaggio che vuole un riscatto a tutti i costi, vuole essere preso sul serio, non vuole più trovarsi ad essere messo in una situazione di svantaggio rispetto agli altri. Questo ovviamente cambia la sua percezione di se stesso, cambia tantissimo quando reclama Vhagar, scena bellissima, scena che io ho adorato nella prima stagione, dove questo ragazzino, che effettivamente c'era avuto 9 anni, riesce a domare questa bestia di Satana, che è la più vecchia che è stata mai vista a Westeros. Quindi tu sei comunque una persona che è riuscito a domare questa divinità quasi, quindi sicuramente già la sua stima di se stesso cresce. In più Eamon, proprio per riuscire a fare bella figura con gli altri, si è impegnato sia nello studio, ma si è impegnato anche nei combattimenti, diventando uno comunque dei combattenti più bravi al momento. Questo però, siccome viene da lui viene da questo tipo di background, con il caratterino non proprio dolce che ha Eamon, quando cresci e te la senti tanto, è facile che una persona come lui può sentirsi talmente tanto arrivata alle stelle che comincia a fare qualche cazzata. Quindi per me è stato molto bello il fatto che lui si sente più bravo di suo fratello, si sente migliore di suo fratello, e sicuramente pensa che gli altri preferiscano che Aegon muoia, e quindi lui, visto che ti stai mettendo comunque contro di me e io non ti reputo una persona che effettivamente merita di stare dove sta, siccome lui pensa di avere tutte le risposte in tasca, eccola là che prova a far fuori Aegon. Mi ha fatto molto piacere vedere che non hanno dipinto Eamon come un bravissimo monarca, perché c'era questa diceria in questi 2 anni che aspettavamo la seconda serie, dove appunto facevano: ma secondo voi è meglio Aegon o Eamon al trono? Tra i due, appunto, io, per me qualcun altro dovrebbe stare sul trono, però tra i due, e molti dicevano no, Eamon, sicuramente Eamon, no, perché Eamon non ha empatia, Eamon non è una persona che comunque sente i problemi degli altri tanto quanto sente i suoi, ed è anche molto elitario, cioè per lui il povero è il povero ricco, cioè lui è lui, i poveri sono poveri, e infatti tant'è che faceva pure sfilare il pane davanti a tutti, come, cioè, senza pensare, cioè, vabbè, ma perché si lamentano? Cioè, si lamentano pure, cioè, io sto combattendo la loro guerra, si lamentano? Beh, non lo so, Eamon, cioè, fare il re è un pochino più complesso, sai, cuore mio, nel senso, cioè, tu stai lì in una posizione di, comunque, protettore delle persone che tu hai intorno, e è vero che tu stai combattendo una guerra, ma anche il bene del tuo popolo è essenziale perché questo popolo voglia che tu rimani lì dove sei. Quindi è stato molto molto bello, mi è piaciuta il tema che gli hanno dato in questa stagione, lo trovo molto interessante, ma adesso appunto si è concluso col fatto che lui sa di essere solo, cioè nessuno si fida di lui, nessuno ha fiducia in lui. Paradossalmente si ritrova un po' nella stessa situazione del fratello, dove il fratello si è sentito così, insomma, tutta la vita. E quindi adesso mi interesserà molto vedere cosa succederà, se gli faranno incontrare anche Daeron, che cosa poi farà quando andrà ad Arrenal e con che spirito, nel senso se è uno spirito più arrabbiato oppure se è uno spirito più di voglio sistemare le cose così crederanno in me. Quindi può essere tutto molto interessante, quindi anche lui mi è piaciuto veramente tanto. Tra i tre fratelli Targaryen, tra i figli insomma di Viserys e Alicent, quella che mi è piaciuta di meno è stata Elena. Un personaggio sfruttato
pochissimo. Mi sono sentita male quando hanno fatto dire che lei non ha interesse a volare sui draghi, quando letteralmente è uno degli interessi maggiori che ha Elena. Il suo attaccamento a Dreamfire è molto importante, sia per lei che per il suo drago, quindi insomma questa cosa che non l'abbiamo mai vista interagire col drago in nessuna versione di Elena mi dà molto fastidio, soprattutto appunto quando poi mi arrivi addirittura a dire che no, ma lei non le interessa. No, a Elena non interessa combattere, a Elena non è una combattente, non le interessa e non le piace, non è proprio nella sua natura. Ma questo non vuol dire che lei non ami il suo drago e che non ci spenda molto tempo. Questo non mi è piaciuto proprio. Poi non mi è piaciuto il fatto che le hanno fatto spoilerare il finale dei due personaggi molto importanti in questa storia. Per quanto mi riguarda, la storyline che mi interessa di più, sapete appunto quanto io ami la magia nel mondo di George Martin, quanto mi interessi la dinamica del Nord e della Lunga Notte, e secondo me la battaglia insomma sopra al Godai è molto importante anche per quello, e questo ovviamente si riflette anche sui due personaggi importanti in questa battaglia, ossia Aemond e Daemon, che purtroppo però a quanto pare già sappiamo come va a finire. Qui sto ancora a sperare che, dico, ok, magari nella storia passerà il fatto che loro appunto sono morti lì nel Godai, ma magari scopriamo qualche cosa in più. Spero che vada così, perché se no io proprio a livello di scrittura di una serie, soprattutto quando si tratta comunque di due personaggi così amati nel fandom come sono Daemon e Aemond, cioè che tu subito mi fai capire, cioè mi fai, non è, me lo dici proprio, che questi moriranno nella battaglia là sopra, non lo so raga, è un po' un cock block per quanto mi riguarda, non mi piace, avrei preferito non ci fosse stato. Detto ciò però devo dire che Elena versione Galadriel che ci saremmo meritati mi è piaciuto molto, quando stava appunto, quando ha parlato poi con Aemond lì sul balcone. Comunque la vibe mi piace tantissimo, l'attrice è molto brava a fare Elena, ma sono preoccupata in realtà per il suo personaggio, per un paio di cose. Allora, intanto c'è la diceria che all'inizio della prossima stagione vedremo Elena combattere sul drago. Io raga vi dico, vi prego, no, basta con sta storia che avete messo pure a Rena, in modo tanto ci arrivo dopo nella parte dei neri, però io vi dico no. Ma l'altra parte è anche la fine di Elena. La fine di Elena nel libro è comunque molto collegata a ciò che è successo ai suoi figli. E qui parlerò di Blood and Cheese, ma anche brevemente del post di George Martin che ha messo qualche giorno fa, ma che poi dopo ha cancellato. Io il post di George Martin l'ho letto tutto insomma anche in originale, non ho preso frasi da Twitter o diciamo per sentito dire, non so neanche se ci sono state delle risposte da parte di Condal o di chi per lui, quindi io parlo solo dal punto di vista di George Martin e da quello insomma che lui ha detto, e commenterò solo il suo post su questo. Allora, in questo post lui parla appunto di Blood and Cheese, della scena di Blood and Cheese, dove lui dice una cosa su cui io sono assolutamente d'accordo, se non erro l'avevo anche detto nel mio video del primo episodio. Allora, Blood and Cheese è una scena che comunque viene presa in due modi completamente diversi se tu hai letto il libro o se non hai letto il libro. Questo perché? Perché appunto nel libro è una scena più forte, ma nel senso fa proprio più paura, è molto suggestiva, è molto potente. Nella serie l'hanno ridimensionata, però per chi non ha letto il libro è una scena molto forte. Nel mio gruppo Telegram, infatti, uno dei miei iscritti appunto diceva che ancora sente il rumore di quando hanno fatto tagliare la testa a Jerys, che fa tanto effettivamente, è molto d'impatto, cioè ti rimane. Certo, da un punto di vista di lettrice del libro posso dire sì, l'ho vista un po' sottotono, ma è una scena che comunque, presa com'è,
non è male, non posso dire che non lascia un impatto che sia fatta male. Blood and Cheese sono fatti molto diversi rispetto al libro, infatti anche George Martin ne parla, dove abbiamo Blood, che nel libro era un ex cappadorata, che era stato radiato, adesso dico così, era stato licenziato perché aveva picchiato una donna, nella serie invece lui è una cappadorata. Questa cosa nel libro ti descrive il carattere di Blood, che infatti verrà poi riportato nel momento in cui Elena verrà messa davanti alla scelta di uccidere o Jaehaerys o Melor. Per chi ha visto solo la serie, chi è Melor? Melor sarebbe il terzo figlio di Elena e di Aegon, e questo sarà un punto molto importante, questo bambino, ma ci arriviamo tra poco. Quindi Blood quindi ha questo carattere molto sadico, si può dire, quindi dove lui prende questi due bambini e dice alla madre: devi fare una scelta, uno dei due deve morire. Qui c'è stato un cambiamento, secondo me, troppo forte su Elena, cioè che non mi è piaciuto proprio, dove mentre nel libro Elena offre la sua vita in cambio dei figli, ma viene negato perché a son for a son, quindi un figlio per un figlio, nella serie dà una collana. Non capisco perché l'hanno cambiato. Secondo me non cambiava, cioè anzi dava molto di più se lei diceva uccidete me. Comunque è sempre a son for a son, lei non è che improvvisamente diventa un son in quel momento, quindi non capisco perché cambiarlo con la collana, cioè è proprio brutto, nel senso, cioè ci sono due assassini che vogliono uccidere i tuoi figli e tu dai la collana, boh, non lo so, nel senso, boh, non mi è piaciuto, era più tragico secondo me il fatto che lei si voleva appunto offrire volontaria come sacrificio, ma le è stato negato. Ma che fanno ancora di più, perché qui vediamo il sadismo di Blood, il fatto che fa scegliere a Elena chi uccidere dei due figli. Ora abbiamo Jaehaerys, è l'erede di Aegon, il primo figlio, il loro primo figlio, Melor è l'ultimo. Elena dice di uccidere Melor. Ovviamente dopo non è che lo fa subito, cioè comunque poverina anche lei, è stato è molto toccante quella scena. Però non uccidono Melor, uccidono Jaehaerys. E Cheese, che è l'altro, va da Melor e dice, anche se comunque è un bambino di 2 anni, anche George Martin dice chissà, insomma, se comunque suo bambino se lo ricorda, non c'è dato sapere, però gli dice all'orecchio tipo: ecco, vedi, tua madre voleva ucciderti. Questa cosa non è che impatta nel libro Melor più di tanto, proprio perché non sappiamo se sto ragazzino effettivamente si ricorda qualcosa, quanto impatta Elena. Elena vivrà sempre da quel giorno in poi con l'immagine di questo bambino che lei ha, praticamente aveva dato il suo ok perché venisse ucciso, che ora invece è vivo, e questo io posso soltanto immaginarmi il rimorso che comunque una mamma può avere nel pensare di aver detto, di aver scelto tra i due suoi figli chi far uccidere. Poi appunto viene ucciso anche l'altro, quindi tu è come se guardi in faccia giornalmente la tua colpa, no? Cioè comunque ti senti in colpa, e questa cosa qui sarà essenziale per la fine di Elena. Melor è essenziale per la fine di Elena e non solo, anche di ciò che avverrà poi a Approdo del Re, che farà andare via la Rhaenyra da Approdo del Re. Melor è proprio ciò che anche George Martin nel suo post descrive effetto farfalla. Melor è un personaggio che al momento non può essere sostituito, non possiamo dare la storia di Melor a Gera, all'altra figlia, perché hanno due storie separate e non possono assolutamente essere mischiate tra di loro. Per la questione Melor comunque, George Martin nel post ci fa sapere che lui voleva che Melor venisse messo nella serie, ma gli era stato detto che al momento, nelle prime due, non sarebbe stato possibile perché non volevano prendere un bambino di 2 anni da mettere sul set, che per carità è anche comprensibile, sono costi in più, è lavoro in più e comunque da qualche parte tu i soldi li devi riprendere, ma per quanto mi riguarda non è che è una cosa che non avete già fatto, cioè noi Daeron non l'abbiamo manco sentito mai nominare nella prima stagione,
Eppure nella seconda molto spesso è stato nominato. Perché non mi fate la stessa cosa con Melor? Cioè, potevano anche fare una cosa di questo genere. Non lo vuoi mettere dentro Blood and Cheese? Ok. Come la salvi sta cosa? Qualcuno che dice: oh, meno male che stasera Melor ha fatto i capricci e quindi Abalia se l'è portato da un'altra parte, sennò magari pure lui ci finiva a mezzo. Cioè, non è che devi per forza fammelo vedere sto ragazzino. Va bene non vederlo e va bene anche se non lo vuoi implementare in Blood and Cheese. Ma Melor e la morte di Melor è molto importante. Nel post George Martin fa spoiler, quindi metto spoiler del libro che potrebbero non succedere nella serie, anzi penso che ormai non succederà, soprattutto perché George Martin ci ha detto proprio che di punto in bianco poco tempo fa gli hanno detto che Melor sarebbe stato proprio cancellato, quindi diciamo che molto probabilmente queste cose non succederanno. Cosa succede? Nel momento in cui Rhaenyra entrerà da Prato del Re e prenderà a Prato del Re, Alicent, per difendere i suoi nipoti, cosa fa? Li manda in due famiglie diverse ad essere appunto protetti. Quindi manda Gaera dai Baratheon e invece Melor sarebbe dovuto arrivare dai Thorn. Gaera arriva a Capotempesta e viene accolta dai Baratheon. Melor non arriverà mai dai Thorn. Cosa succede? Durante il viaggio, dentro una taverna, viene riconosciuta la Kingsguard che lo accompagnava. È una scena anche molto toccante perché quest'uomo comunque si è sacrificato per difendere questo bambino e non è neanche, da quello che George Martin anche diceva, va oltre a essere neri o verdi. È proprio il fatto che io sono una Kingsguard e mi hanno dato un compito e io dovevo proteggere questo bambino. Quest'uomo morirà trafitto da delle frecce e il bambino purtroppo morirà in un modo atroce perché Rhaenyra aveva richiesto il corpo di questo bambino, insomma, che venisse recapitato questo bambino, non importa come. Melor viene praticamente smembrato a mani nude. Quando arriva la notizia a Prodo del Re, Elena scopre che anche questo bambino, che è stata comunque la fonte anche dei suoi sensi di colpa, è morto, quindi anche colui che lei aveva designato che doveva morire è morto anche lui. Questo la porta proprio a il passo successivo e Elena nel libro muore suicidandosi, buttandosi dalla torre. Siccome Elena è molto amata dal popolo di Approdo del Re, non viene molto creduto il fatto che Elena si fosse buttata. E siccome Elena ha un carattere mite, gentile, e Rhaenyra no, parole di George Martin, cosa succede? Che tutti pensano che Rhaenyra abbia ucciso Elena. Quindi questo porta a una grande rivolta che farà cacciare Rhaenyra da Approdo del Re. Quindi in realtà la presenza di Melor è vitale, cioè lui magari di per sé non fa nulla, a parte morire, ma è vitale per l'impatto che ha sulla storia dei personaggi che sono intorno a lui. Io ora sono molto preoccupata perché temo che effettivamente non metteranno Melor e non so come possono sistemarla questa cosa. Ora come ora non mi ha neanche fatto vedere una Elena distrutta dal dolore che arriva al punto di volersi togliere la vita. Adesso Elena sembra che sta, non lo so, per citare il trono, in gita Hogsmeade, sta proprio serena, non succede niente, anzi fa anche la snerk con suo fratello minore, quindi non mi sembra proprio l'atteggiamento di una persona che al momento sta soffrendo al punto che si toglierà la vita. Quindi io qui temo, perché dico, o mi fai uccidere, cioè mi fai morire Elena, che morirà anche lei suicidandosi, o effettivamente la fai uccidere da Rhaenyra. Ma qui ho dei dubbi, perché tanto non faranno mai fare cose a Rhaenyra, che la dipingono come una cattiva persona, quindi probabilmente, non lo so, avrà una forchetta in mano, Elena inciampa e cade sulla forchetta, cioè poi però tutti quanti passeranno che lei sta con sta forchetta in mano insanguinata, è stata lei, cioè capito? Nel senso, io mi immagino una cosa così, visto che questa è stata la stagione degli errori e del per sentito dire. Quindi Elena mi preoccupa molto, dalla parte dei verdi è quella che probabilmente mi preoccupa di più. Elena mi piace perché comunque nel libro è questa ragazza molto carina, anzi
Ricorda anche molto Viserys come vibe, no? Piace a tutti, è gentile, è dolce e è anche bello vedere appunto che tra i Targaryen c'è anche qualcuno che ha questa verve più gentile, no? Perché comunque i Targaryen sono tutti più aggressivi, questo non possiamo negarlo, insomma il loro motto è fuoco e sangue, cioè non è vieni che ti do un abbraccio, quindi è carino secondo me vedere che c'era una Targaryen di questo, in questo modo qui. Gli hanno dato molto forte il tema delle visioni, per carità a me piacciono le visioni, non mi danno mai fastidio, ma non quando spoileri. Cioè la visione è bella perché la visione va interpretata e anche perché le visioni che ha Elena in realtà non sono le visioni che George Martin scrive in A Song of Ice and Fire. Le visioni in A Song of Ice and Fire sono molto a interpretazione. Abbiamo due, diciamo, due rami che hanno visioni e sono dalla parte dei Targaryen, quindi Valyria, chi fa i sogni del drago come Daenerys, e poi abbiamo dalla parte invece del nord i figli della foresta, dove i Green Seers hanno le visioni. Ho anche visto un video di qualcuno, non mi ricordo chi era, non so, non mi ricordo neanche se italiano o americano, dove diceva che i Green Seers non sono figli della foresta. No, non è vero, i Green Seers sono figli della foresta, ma sono figli della foresta che hanno dei poteri in più dei figli della foresta. Ma comunque, se volete recuperare i poteri dei figli della foresta, vi metto qui sopra il video apposito dove parlavo proprio di queste creature, se lo volete recuperare. Però in A Song of Ice and Fire le visioni del Green Seer, tipo Jojen, tipo secondo me Rickon, la visione che ha Bran prima del suo risveglio e le visioni che ha Daenerys non sono mai chiare, sono sempre interpretazione, ancora non si è capito bene, cioè per esempio, per dirvi, Daenerys sogna le nozze rosse, ma tu non lo puoi capire perché c'è un tavolo questo re con la testa di lupo, quindi in quel momento lì, io perché poi col segno di poi so che sono le nozze rosse, perché proprio Rob è stato decapitato e messo alla testa di Grey Wind, ma in quel momento può anche sembrare solo un'allegoria, quindi in realtà sono molto a interpretazione. Anche Jojen ha una visione dove vedeva che un uomo vestito di rosso aveva ai piedi due bambini e lui pensava fossero Rickon e Bran, quando in realtà non era così, era Ramsay che aveva ucciso i figli dei contadini. Quindi è tutto sempre interpretazione, quindi che tu invece sai tutto, come se fossi onnisciente, mi ricorda quella cosa terribile che hanno fatto a Bran alla fine della stagione appunto del Trono di Spade. E tra tutte le cose che tu puoi andare a mettere come citazioni del Trono di Spade, mi prendi proprio sta cosa, cioè che non funziona così, perché anche questa cosa qui dell'onniscienza in A Song of Ice and Fire non esiste, ragazzi, non esiste. Ci abbiamo l'unico che padroneggia sto potere, che è Bloodraven, che quello che ti dice intanto è che il passato non si può cambiare, ma che puoi solo imparare da esso, e che il futuro è mutabile. Quindi io mi domando e dico, ma sta cosa dell'onniscienza, ma chi è quel genio che se l'ha inventata? E soprattutto, chi è quel genio che mo l'ha messa pure Elena? Perché non è così. Nessuno è onnisciente in A Song of Ice and Fire. Perché la stiamo mettendo questa cosa? Perché ne stiamo anche parlando? Niente, perciò Elena probabilmente nella parte dei verdi è quella che mi preoccupa di più. Poi arriviamo all'altro personaggio che secondo me è scritto benissimo e combatterò chiunque dica il contrario. Per me Sir Criston Cole è scritto divinamente. È un personaggio scritto divinamente, che ti può stare antipatico, ti può stare simpatico, puoi non provare niente per lui, ma è un personaggio coerente con se stesso. Lui ha determinati punti fissi e lui segue quelli. Quindi è un personaggio che mi è piaciuto molto. Di Sir Criston Cole, non avendo finito la reaction alla prima stagione, non vi ho mai detto esattamente io che cosa penso di Sir Criston Cole. Ecco perché ve lo dirò adesso. Allora, Sir Criston Cole è un personaggio che a me interessa molto, lo trovo molto 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 affascinante. È un personaggio appunto che ci viene detto, viene diciamo
da un contesto meno agiato degli altri, non è un esponente della nobiltà, eppure è riuscito a diventare Kingsguard, quindi ha fatto una grande scalata, il suo sogno di diventare Kingsguard l'ha ottenuto. Quindi bravo Criston. Ma perché Ser Criston viene tanto odiato nella fandom? Io parlo per quello che ho letto, Per maggiore va il fatto che lui è arrabbiato con Rhaenyra. Che fai, ti arrabbi con Rhaenyra? Ma non ci si arrabbia con Rhaenyra, poverina. Se la pensate così, mi sa che questo non è il canale per voi, perché di Rhaenyra non ho assolutamente niente di positivo da dire. Però comunque andiamo avanti. Ser Criston, vediamo nella prima stagione che comincia ad avere una connessione con Rhaenyra in un momento molto particolare per Rhaenyra. Cioè un momento in cui lei ancora si sente stretta nel suo ruolo di principessa e sente che il suo ruolo le impedisce di fare quello che vuole fare. Cioè lei, essendo principessa, non è libera di fare il cazzo che le pare. Tema importantissimo per Rhaenyra. Lì hanno anche una conversazione molto interessante dove effettivamente Ser Criston ci fa capire che comunque ci sono il pro e il contro in tutte le situazioni. Cioè è vero che magari il povero si sposa anche per amore, ma il povero purtroppo per sopravvivere deve fare molta più fatica del ricco, si trova molto più in difficoltà, mentre il ricco sì, è più facilitato nella sua vita, perché vive in modo agiato, quindi appunto mangia sempre, non si deve preoccupare di persone che lo vogliano uccidere perché ha una guardia letteralmente insieme a lui sempre, però cosa vuol dire? Che le tue scelte personali vengono messe dopo a quello che fa bene al popolo, quindi io per esempio non mi posso sposare per amore, perché? Perché io in quanto nobile mi devo sposare per forza con una persona che porta truppe, alleanza, soldi, cibo al mio popolo, perché io in quanto regnante vivo per il popolo. Quindi loro bondano in questo momento qui, anche molto carino. Cosa succede però? Che a un certo punto Rhaenyra fa uno shift. Quando è che fa questo shift di pensiero? Mi pare nella puntata proprio dopo a questa, quando Daemon le dice una frase che vado a memoria, però era tipo una cosa come: il drago non deve chiedere niente, al drago è tutto dovuto, perché? Perché è un drago. E lei qui c'ha la visione, cioè proprio dice: oddio, ma come ho fatto io a non vedere quanto sono privilegiata nel mio essere Rhaenyra Targaryen, che è un drago e fa quello che le pare. Giusto? Quindi lei che cosa fa? Accetta di sposarsi, ma mica è scema la ragazza, perché lei va a cercarsi il marito apposito per cui lei potrà tenersi Criston come amante. Lei non ha mai pensato a Ser Criston come un partner, ma come il suo amante. Surreale per me sarà per sempre la loro conversazione sulla barca, dove lui, che ha lavorato tutta la vita per arrivare da avere niente ad entrare nel corpo di elite più alto che c'è nei sette regni, che veramente ti devi fare un culo così, anche se vieni dalle maggiori casate di tutto Westeros, per entrarci. Io sono disposto a mollare tutto per te, perché mi sono innamorato di te e penso che tu sei innamorata di me, e andiamo a vivere insieme da un'altra parte, visto che tu sei così stretta nel posto dove stai, e tu che mi dici? Ma no amore, scusa, ma ne sai che mi sono sbucciata, no? Amore, ma guarda, ma tu mi hai capito proprio male, no, ma tu non sei il ragazzo mio, tu sei la mia puttana. Ora, io perché vedo questi doppi standard in continuazione ultimamente, no? E è come se dicono: Madonna, Criston, però che palle, cioè ti accolli. Ah, si accolla lui, ok. Se la vediamo dal punto di vista inverso, cioè io ho praticamente lottato tutta la vita per costruirmi una carriera, la vita che volevo, che è anche super difficile, io sono disposta a lasciare tutto e lui mi dice: no amore, ma che dici? Ma tu sei solo la mia puttana. Ma scusate, ma non vi viene voglia di partire di capoccia così al tizio che dice sta cosa? Sì, e perché allora noi ci possiamo incazzare e invece gli uomini no?
A me questa cosa dà fastidio, ragazzi, cioè proprio non la posso sopportare. Per quanto mi riguarda, il motivo per cui Criston ce l'ha con Rhaenyra ha senso. Soprattutto ha senso anche che lui ancora ci pensi e ci stia male e gli dà il cazzo, perché? Perché è un tipo lui che si lega le cosine al dito. E l'abbiamo visto, c'è uno lui che rosica e se lo ricorda. E non vedo niente di sbagliato in tutto questo. Cioè anche io mi ricordo delle cose che mi sono state fatte e a determinate persone non darei neanche un bicchiere d'acqua se le incontro per strada. Ed è carattere, cioè non è che allora automaticamente uno è una persona cattiva. Puoi non essere d'accordo, cioè nel senso puoi dire a tuo ovviamente gusto non mi piace una persona che fa così, perfetto, cioè d'accordo, ma dargli l'etichetta di un personaggio de merda perché odia una tizia che letteralmente lo voleva sfruttare e basta, dopo che lui è andato contro a tutto quello che è e tutto quello che voleva per lei, onestamente posso dire sì, cioè sono d'accordo con lui al 100%. Poi pure un'altra cosa, cioè Ser Criston si stava per suicidare, cioè comunque era arrivato proprio al momento che dice basta, cioè nel senso, cioè io non ha più senso niente di quello che ho fatto, proprio perché probabilmente è entrato anche in crisi sul fatto che dice allora ma io queste cose le volevo oppure no, che succede? E quindi si stava quasi per suicidare, al che chi arriva? Arriva il suo faro di luce e speranza, che lo è tuttora, ed è Alicent ora. Molti dicono, no, non ha senso, rende incoerente Criston il suo rapporto con Alicent. No. Quello che renderebbe incoerente Criston nel suo rapporto con Alicent, seppure ad Alicent gli avesse detto scappiamo insieme. Ma ad Alicent non gli ha detto questo. Alicent per lui non si vede al pari di Alicent. Alicent per lui è come quasi una divinità, è colei che l'ha salvato, è colei che gli ha ridato uno scopo, e questo Ser Criston cerca nella sua vita, uno scopo. Lei è il suo scopo e lui combatte per lei, poi uno può essere d'accordo come non può essere d'accordo, ma lui combatte per lei. E infatti lui combatte talmente tanto per lei che anche quando non è più convinto che sta combattendo, diciamo, per le persone giuste, però lui per lei continua a combattere, perché lui manderà avanti quello che lei vuole. Vabbè, poi Alicent ci arriviamo un attimo, però quello che lui pensa che Alicent vuole, cioè quello che comunque hanno voluto per anni, quindi in realtà lui è pure giustificato. Un'altra cosa importante che hanno fatto vedere dal punto di vista di Ser Criston, quindi in un tema di Ser Criston, è il trauma della guerra, che secondo me, per esempio, nel Trono di Spade non hanno fatto vedere mai. Il trauma della guerra, quest'uomo si è visto praticamente evaporare il suo esercito davanti da Aemond, che in teoria dovrebbe essere un suo alleato. E questo ha portato all'interessantissimo dialogo che ha avuto insieme a Gwaine Hightower alla fine della stagione, una delle scene più belle, dove appunto, cioè, è proprio il fatto che uno dice ormai ci siamo in mezzo, non ti puoi ritirare, io però combatto perché Alicent vuole questo e quindi io farò questo. Quindi per me è un personaggio molto interessante che d'altra parte mi piace anche che abbia questa verve incazzina. Come ho detto anche nella, mi pare era nella puntata 2, quando appunto sclerava che voleva, che ha mandato Ser Arryk a Roccia del Drago, a me questa parte di passionale dei Dorniani mi piace tantissimo, specie perché nella serie del Trono di Spade questa cosa non l'abbiamo fatta vedere mai. Io mi rifiuto di chiamare Elena, Teresa ed Anna e chiamarle le Serpi della Sabbia, con la madre sclerata così, improvvisamente madre di tutte e tre, anche se non ho capito come. E poi non mi fate parlare di Doran, che è il più grande giocatore del Gioco dei Troni e invece si è trasformato in un tizio che sta semplicemente seduto a bere il suo cocktail, a guardare, non lo so, il mare di fronte a lui. Invece vedere questa verve dei Dorniani, che ricordiamoci sono l'unico popolo che non si è inchinato ai Targaryen durante la conquista, dai, 10! Viecce, ammazzaci, viecce, cioè
Sono un popolo incredibile, bellissimi, resilienti, che proprio preferiscono morire pur di fare quello che gli dice qualcun altro. E lui mi piace tantissimo che si vede questa verve, questa rabbia in corpo che i Dorniani hanno. Lui mi piace veramente tanto. Fabian sta facendo un lavoro eccezionale. E Criston Cole è il mio secondo personaggio preferito dopo Aegon. Poi abbiamo Alicent. Allora, Alicent, come sapete, io ho amato Alicent nella prima stagione, l'ho amata tantissimo, era proprio, penso, il mio personaggio preferito della prima stagione, trovavo molto interessante, insomma, tutto il suo attaccamento al dovere, al fare quello che era richiesto da lei, che la metteva in contrapposizione invece con Rhaenyra. Questa è la forza, diciamo, del rapporto di Rhaenyra e Alicent, il fatto che sono due facce della stessa medaglia e che come tale non possono incontrarsi mai, che è anche la tragedia del fatto che loro erano amiche. Cambiamento che mi è piaciuto molto, il fatto che loro fossero state amiche da ragazze, ma che da grandi inevitabilmente ti porta a essere completamente diverse e irriconciliabili, cioè non ci si può riconciliare quando si è arrivati a tanto. Questo però, diciamo, nella seconda stagione sono andati su un'altra via rispetto al libro. Continuerò a dire che mi piace di più l'Alicent del libro, ma non è questa la sede. Ma Alicent hanno preso questo tema, che può essere anche molto interessante in realtà, di una ragazza che è stata plasmata dal padre e che effettivamente non si era mai resa conto che tutte le cose che lei voleva le erano state comunque imposte o comunque c'era stata spinta. Questo ti porta ovviamente ad avere una crisi esistenziale, cosa molto interessante il fatto che appunto la puntata dove va nel bosco e si fa il bagno, no, come per epurare tutte le sue colpe, quella è molto molto interessante, mi è piaciuto. Soltanto che temo, cioè più che altro è che non me la godo quanto dovrei, perché temo per il futuro di Alicent, futuro che effettivamente con la sua ultima scena mi è sembrato molto nero, posso dire, proprio l'abisso che non mi fa per niente ben sperare, cioè alla fine dipingono sempre Alicent come se lei abbia torto sempre. Alicent non ha torto sempre, Alicent è di un'altra ideologia rispetto a Rhaenyra, non è che Alicent ha torto. Non finirò mai di dire che la battaglia, cioè la guerra per i Verdi, nasce sicuramente da un punto di vista di cercare il potere, no? Perché Otto aveva orchestrato tutto perché la sua famiglia si elevasse di status, no? Quindi che sua figlia diventasse regina e che i suoi figli diventassero re. Questo è vero. Ma il punto focale per Alicent non è solo il potere, è anche che in teoria dovrebbe essere anche che i suoi figli sono 4 e 3 sono maschi. Durante le guerre di successione, non finirò mai di dirlo, i maschi sono i primi che muoiono, le femmine si possono salvare. Infatti, guardate, Melor che fine fa, Gera è ancora viva. Oppure prendiamo gli Stark, chi sono andati proprio ad ammazzare subito così? Rob, Bran e Rickon. Chi invece è ancora viva? Guarda Sansa, cioè Sansa si è fatta 3 libri a prodo del re, nel senso potevano ammazzarla subito, non l'hanno fatto. Perché? Perché la donna può essere riutilizzata in termini di alleanze, il maschio no, perché il maschio ha per regole il potere passa direttamente al maschio, quindi se tu ti vuoi levare la competizione, se io voglio prenderti il potere, io devo levare i maschi di mezzo. Il che cosa vuol dire? Se si arriva a una guerra dove abbiamo i neri e i verdi contro, Rhaenyra l'unico modo che ha per essere certa che nessuno romperà più il cazzo su chi deve prendere quel trono dopo Viserys è se Aegon, Daeron e Aemond muoiono tutti. E questa è una regola e io non capisco perché questo tema qui non viene messo. Cioè, sarebbe stato molto interessante vedere due temi
così delicati in questi due team. Cioè, il team nasce non solo perché io mi vesto di nero e tu ti vesti di verde, ma nasce anche proprio perché ci sono delle ideologie dietro, ci sono delle cose complesse dietro. Ora, sì, certo che Rhaenyra ha assolutamente diritto a ereditare il trono tanto quanto i suoi fratelli perché è nata prima. Sì, ma siccome il mondo non funziona così e ci sarà una guerra perché tu metta quel culo sul trono, vuol dire che tu la tua competizione la devi sbaragliare. E questo viene fatto dire a Alicent nella prima stagione, la dice proprio ad Aegon. Aegon che invece questo problema non se lo faceva, perché ingenuamente dice, vabbè, ma se io non mi metto in mezzo perché mi deve uccidere? Perché è più grande di te la situazione è più grande di chi si siede sul trono, è più grande di chi si sta combattendo, perché c'è gente dietro. C'è sempre gente dietro, magari ce ne fosse uno, il mondo sarebbe molto più facile da gestire se ci fosse sempre una sola persona che governa e fosse facile toglierla o metterla a piacimento. Non funziona così. E questo è proprio ciò che porta alle guerre di successione. Quindi il fatto che ha rovinato Alicent è stata l'ultima scena. Quella con Rhaenyra, l'ennesimo imbuco dentro a un castello che dovrebbe essere sorvegliato, che non sembra più di sta a guardare un telefilm, non lo so, del Medioevo, ma sembra di sta a guardare Mission Impossible, eppure loro la rendono possible perché Rhaenyra e Alicent si sono viste più in questa serie che quando vivevano insieme. Ora, la scena finale è assolutamente terribile, è veramente terribile. Alicent in questa in questa conversazione prende le pizze in faccia, continue. Cioè proprio lei è venuta anche a dirti, Rhaenyra, tu che stai cercando da tutta la serie, nonostante ti hanno ucciso il figlio, tu però vuoi continui a volere la pace. Lei finalmente ti dice, sì, ok, famo la pace. E tu invece dici, no, non si fa così, eh. No, perché tu mica puoi cambiare. Ah, lei no, ma tu sì, Rhaenyra, ma vaffanculo. Però, lei, cioè, nel senso, finalmente ti è venuta a dare comunque il suo appoggio. E tu non lo accetti, Rhaenyra, ma anzi le chiedi di uccidere il figlio. Ed è qui che Alicent me l'hanno rovinata del tutto, nel senso me l'hanno proprio distrutta. Perché se tu mi monti un personaggio che comunque ha cresciuto i suoi stessi figli dicendogli che la loro sorella era un pericolo perché appena si sarebbe parlato di successioni, loro sarebbero morti perché sono la competizione. E in più tu obblighi tuo figlio Aegon a salire sul trono. Tu, nel momento in cui questa chiede la testa di tuo figlio, che tra l'altro sta morente sul letto, ricordiamocelo, tu non puoi mica dire sì. Cioè, non ha senso con il percorso che ha fatto Alicent. Cioè, sarebbe stato molto più di impatto, secondo me, far dire ad Alicent: guarda, famo così, tu entri ma uccidi me. Sarebbe stato meglio perché dico, tu vuoi essere libera? Certo, è comodo fare la libera viva alle spese di tuo figlio. Cioè, abbiamo capito, Alicent non è una madre convenzionale, no? Come uno si aspetta una mamma, nel senso amorevole, emotivamente aperta, emotivamente di supporto, ma non vuol dire che se una persona non è emotivamente di supporto, non voglia bene ai suoi figli. Non funziona così, anche perché Alicent viene da una vita di poco supporto emotivo, quindi sarebbe stato molto strano se Alicent supportasse emotivamente i suoi figli, onestamente. Ma che tu mi fai, mi accetti il fatto che Aegon deve morire in pubblica piazza, non, mi manda a fanculo tutta la caratterizzazione di Alicent. E questa cosa qui, onestamente, mi ha dato molto fastidio. Che poi, cioè, nella conversazione che hanno Rhaenyra ed Alicent, esce fuori che Rhaenyra ha ragione. Cioè, Rhaenyra ha ragione, ma che pretesa è di uccidere Aegon quando voi ci avete imboccato dentro casa e avete ucciso Jaehaerys? Cioè, ma ce lo scordiamo tutti Jaehaerys? Ma perché ci scordiamo sti figli? Cioè, non capisco la pretesa. Cioè, tu già ce l'hai a Song for a Son. Adesso mio figlio, che obiettivamente non c'entra niente, perché da madre io direi non c'entra niente, sono io che l'ho messo sopra a quel trono lì, sono stati i miei schemi insieme a mio padre, fai fuori noi.
Lui non c'entra niente, lascialo perdere. Invece no, perché devono sempre far vedere che Rhaenyra ha ragione. Rhaenyra ha ragione, ma Rhaenyra avrà ragione sempre. Su qualsiasi cosa che Rhaenyra fa o con chiunque lei parla, Rhaenyra avrà ragione e sarà sempre portata così. Così, come non lo so, manco fosse la Madonna addolorata, eppure questa è Rhaenyra. Poi vorrei fare un honorable mention a Ser Otto Hightower, mi è piaciuto tantissimo, l'attore io lo amo tanto, l'ho seguito in tantissimi film, un attore veramente magistrale, che c'è stato solo due puntate e a un certo punto mi è mancato, tant'è che infatti facevo ma dov'è Otto, ma dov'è Otto? Quindi insomma non vedo l'ora di vedere che cosa succede nella prossima serie, soprattutto perché ora l'hanno fatto rapire e non, onestamente non ho proprio idea chi possa averlo rapito, ma vabbè, vediamo insomma. Un altro personaggio che mi è piaciuto molto è stato Gawain Hightower, anche lui io cioè lo amo tantissimo, è veramente magistrale, fa questi tipi di personaggi che non lo so se all'inizio è come se ti devono essere antipatici, ma poi alla fine lui te li fa amare. Anche Gawain mi è piaciuto veramente tanto, è stato mi è piaciuto tantissimo, soprattutto quando Moondancer con Bella li avevano attaccati, e lì che si è proprio vista una persona che comunque non è abituato quanto le persone di King's Landing ad avere così tanti draghi intorno a lui, provare paura, la paura vera e l'impotenza di fronte a queste bestie. Quindi insomma lui mi è piaciuto molto, vediamo anche lui che cosa farà nella prossima stagione. E poi devo dire mi è piaciuto molto anche Larys, personaggio che comunque è sempre molto inquietante, è la vita precedente di Dito Corto, però devo dire che mi è piaciuto questa bonding experience che ha avuto con Aegon. C'è chi dice che è strettamente manipolatorio, io vedo manipolazione, ma secondo me non è solo quello. La condizione degli storpi in A Song of Ice and Fire è molto isolante. Infatti in A Song of Ice and Fire vediamo dal punto di vista proprio interno Bran e quanto sia isolante, triste, e come gli altri si trattano in quanto appunto storpio. Ci sono anche altri personaggi che però appunto nella serie non abbiamo visto, tipo Willa Tyrell ma Doran Tyrell. Qui appunto vediamo un altro personaggio che è Larys, che è molto intelligente, studia molto intorno a lui. È molto interessante il fatto che secondo me si è sentito comunque emotivamente coinvolto da ciò che è successo ad Aegon, il che potrebbe trasformarli in un dinamico duo nella prossima stagione, anche pericoloso, perché in realtà sì, sicuramente Larys sa come manipolare Aegon, che è un personaggio manipolabile. È un personaggio manipolabile, ora è anche estremamente arrabbiato, quindi è più facile. e quindi secondo me questo duo potrebbe essere molto 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 interessante, non vedo l'ora di vederli all'opera, ecco. Passiamo ai neri. I neri sono la nota dolente di tutta sta faccenda. Perché? Non tanto per tutti i neri in sé, per alcuni, ma soprattutto per la presenza di Rhaenyra, che ha rovinato tutta la parte dei neri, per quanto mi riguarda. Allora, cominciamo con la queen di tutti noi, che è Rhaenys. Non finirò mai di dire che secondo me Rhaenys doveva sedesse dall'inizio e saremmo stati tutti meglio. La sua perdita la sento ancora proprio come se avessi perso la mia di nonna. Una donna eccezionale che mi mancherà molto, e onestamente faccio fatica a pensare ad House of the Dragon senza Rhaenys, ma sapevamo che sarebbe successa questa cosa. Però bravissima, il best da Dio, Rhaenys personaggio top preferito. Per quanto riguarda suo marito, l'abbiamo trattato molto strano, onestamente, non l'abbiamo sfruttato secondo me al massimo, non abbiamo sfruttato i suoi consigli magari al massimo, visto proprio che è il primo cavaliere, potevamo farlo vedere un po' di più, invece l'abbiamo fatto vedere
sempre sul solito molo ad aspettare che costruissero sta nave. Interessante però per Corlys è ovviamente l'entrata in scena di due personaggi molto importanti, ossia Alyn e Adam Ovul, i suoi figli bastardi, che scopriamo adesso avere figli bastardi, che diventeranno comunque delle pedine molto importanti per la guerra a venire. Sia Adam che Alyn mi sono piaciuti veramente tanto. La rabbia che Alyn ha e che ha comunque espresso alla fine della stagione mi è piaciuta molto, tipo adesso mi viene a cercare perché non c'è più nessuno grazie al cazzo, quindi l'ho amato. Adam è un patato e niente, ha bondato con il drago nel modo più bello cui poteva succedere, secondo me. È stata la prima volta che ho visto un drago tipo con la vibe di un cane, e questo non può che per me farmi amare Seasmoke ancora di più. Il fatto che ha rincorso Adam è diventato sì un meme incredibile, ma anche è stato anche bello comunque vedere come questo drago l'ha scelto e ha voluto bondare insieme a lui. Però ecco, di Corlys se non erro l'attore non sapeva che Corlys aveva dei figli bastardi, e questo si vede, nel senso sono sempre stati portati Corlys e Rhaenys ad essere considerati la best coppia di questo telefilm, cosa che io comunque continuo a dire, per me sono la meglio coppia, perché comunque sono figli del loro tempo e sì, Corlys le cazzate le avrà fatte pure lui. Secondo me anche il setting è molto importante per giudicare le cose che succedono. Detto ciò però, effettivamente non c'è continuità, più che altro perché non mi hanno spiegato cosa devo pensare io della situazione, cioè nel senso, in che senso, chi è, perché ha fatto due figli con sta tizia, l'ha conosciuta prima di Rhaenys, l'ha conosciuta dopo, erano proprio innamorati, oppure che ne so, era la tizia con cui andava sempre in un determinato porto e ci ha fatti i figli. Questo ancora non c'è stato proprio ben spiegato. Prima pensavo che Corlys non sapesse che loro erano i suoi figli, invece lo sa. E anche questo non è stato, secondo me, gestito molto bene all'interno della serie, perché all'inizio, proprio la prima scena che lui ha con Alyn, lui sembra quasi clueless, cioè proprio sembra quasi che non sa, non ha idea di chi abbia davanti, per poi invece scoprire più avanti che lui sa perfettamente chi sono. Non credo sia un problema di attore in questo caso, ma è proprio un problema di script o di regia, perché non c'è continuità. Infatti quando io ho capito che lui sapeva loro chi erano, ho detto ma come lo sa, ma in che senso? Non lo so, non mi è molto piaciuto, mi è sembrato come si stavano cambiando un po' in corso d'opera. E io quando poi sento sta cosa mi mette l'ansia, tipo come Once Upon a Time, quindi non mi piace. Però è anche vero che comunque abbiamo ancora tempo da dedicare a Corlys, Alyn e Adam, e quindi insomma per ora la lascio così, non c'è molto altro da dire. Bella ha fatto un po' di più rispetto alla scorsa stagione, tranquilla, giusto, perché a mio parere, nel senso, nella prima stagione Bella che doveva fare niente, aveva lo spazio che doveva avere, ancora non era cominciato nulla, si era vista la sua tempra, nel senso il fatto che sicuramente è un po' più ferma rispetto alla sorella, cresciuta da Rhaenys, quindi comunque la vibe si vede. Qui nelle prime puntate, diciamo, ci hanno fatto vedere altre cose di lei. Mi è piaciuto appunto il fatto che era stata mandata in missione e che lì ha tirato un po' fuori la sua parte demon che ricordiamo è il padre, dove comunque ha fatto quello che reputava giusto lei, anche se andava contro ciò che Rhaenyra aveva detto. Un'altra cosa che mi è piaciuto è quando ha convinto il nonno, quindi Corlys, a accettare la carica di primo cavaliere. Una cosa che però non mi è piaciuta è stata la sua ultima scena insieme a Jace. Le scene di solito che hanno avuto Bella e Jace mi sono piaciute tutte, è molto bello soprattutto perché loro sono giovani, cioè comunque Jace, l'attore, è proprio giovane. Bella sì, è a 26 anni, che è giovane, però comunque sembra anche più giovane di così, e è bello perché
ti dà proprio la sensazione che hai quando leggi il libro e vedi dei personaggi così giovani che interagiscono tra di loro e fanno gruppo. Quindi mi sono piaciuti molto, anche la loro chimica è molto carina, quindi come coppia mi sono piaciuti assolutamente tanto, ma l'ultima scena hanno fatto dire una cosa aberrante a Bella che non si può sentire e va a discapito di Jace, che sarà il prossimo di cui parlo. Cioè, ragazzi, che tu mi fai dire a Bella, quando Jace c'aveva tutto il peso del fatto che adesso anche i bastardi poveri possono avere il drago, e lei dice testuali parole: ma sai quanti re bastardi ci sono stati? Io stavo per buttare il proiettore per terra, perché non esiste una cosa del genere, raga. Cioè, nel senso, non mi puoi mandare a puttane tutto il patto narrativo del sistema nobiliare che ci sta dentro a Song of Ice and Fire. Non lo puoi fare. Ora, io mi perdo i Targaryen, io ve lo dico, nel senso, non sono proprio ferratissima con i nomi. Temo che si sentiranno le sirene, comunque sicuramente sono 150 milioni e qualcuno me lo perdo, però io vi posso dire, non ho mai sentito di un Targaryen che è stato sul trono e si pensava che fosse un bastardo. Mai sentita sta cazzata, non è vera, e farla passare come una cosa normale fa un disservizio enorme al personaggio di Jace. Allora, Jace è il personaggio che, secondo George Martin, sarebbe il migliore e il più indicato a stare sul trono. E io sono assolutamente d'accordo con George, come sempre, comunque. Jace è molto più adatto a regnare rispetto alla madre, è molto più bravo, ed è molto più bravo e incline rispetto a tutti gli altri. Infatti, diciamo che grazie a lui, anche nella serie, abbiamo visto che i neri si sono assicurati delle alleanze molto importanti, tipo il nord o il passaggio delle torri, che sono passati dalla loro parte. Questo perché? Perché Jace è in grado di essere diplomatico e di trovare comunque la situazione più adatta, l'accordo più adatto perché tutti siano felici, e questo è ottimo per un re. Dov'è che però Jace trova difficoltà in questa serie? Ogni volta che parla con sua madre, perché non importa se Jace ha ragione, fanno sempre questa dialettica per cui alla fine della fiera Rhaenyra ha ragione. La scena a cui mi riferisco più di tutti, che mi ha fatto proprio uscire di testa, è stata quando Rhaenyra dà i draghi a tre bastardi, quindi Vermithor va a Hugh of Hammer, Silverwing a Wolf the White, e Seasmoke invece a Adam of Wool. E qui il feedback delle persone mi ha molto sorpreso, onestamente, perché io mi ricordo che appunto dicevano che Jace non era coerente. No, la conversazione non è coerente, perché Jace lì è l'unico che è coerente, perché Jace, quando ha l'idea di dare i draghi a altre persone, lo intendeva dare draghi a persone nobili che sono parenti nostre. Quindi, se abbiamo dei cugini, qualcuno che alla lontana è un Targaryen, però che sia nobile. No che tu mi vai a prendere i bastardi contadini e me li fai diventare Dragon Riders, perché crolla tutto il sistema Targaryen. E ricordiamo che dobbiamo comunque collegare, o comunque analizzare questa situazione, dove vivono loro. È chiaro che se io parlo di adesso, nel nostro mondo, una persona che è ricca non è diversa da una persona povera, certo, ovviamente, nessuno lo mette in dubbio, ma nel mondo di Song of Ice and Fire, nel mondo di House of the Dragon, questa cosa invece ha importanza. La nobiltà ha importanza proprio perché la nobiltà che ti rende nobile, cioè la nobiltà che ti dà potere sugli altri, se no è anarchia. Questo è. Ora, Jace dice una cosa che ha molto senso. Lui
lo sa di essere un bastardo e tutti lo sanno che Jace è un bastardo. Cosa rende però Jace, agli occhi di tutti, diverso? Il fatto che Jace ha un drago. Jace è un Dragon Rider, così come lo era suo fratello Luke, così come lo è anche Joffrey. Questa cosa, per l'uomo medio di Westeros, che vede i draghi come divinità e i Targaryen come semidei perché cavalcano i draghi, dà più legittimità a Jace in quanto Targaryen, no? Ma nel momento in cui non solo due dei tre sono bastardi e poveri e hanno e sono quindi anche loro semidei come noi, ma c'è anche Adam. Adam è particolare perché Adam sì che viene dal sangue di Valyria, ma Adam è un Valerion, non ha niente a che fare con i Targaryen. Perché ora anche un Velaryon, che non è una delle 40 famiglie di Valyria che poteva cavalcare sui draghi, questo vola. Cioè, cosa rende, in quanto Jace, me diverso da loro? E Rhaenyra fa: perché tu sei mio figlio. Ma porca puttana. No, allora, non funziona così, Rhaenyra. E questo fa vedere quanto Rhaenyra non sia capace a regnare. Non ce la fa proprio, lei non capisce che ci sono delle regole che potenzialmente potrebbero uccidere i tuoi stessi figli. Lei questo non lo capisce. Un nobile è al sicuro nel mondo di Westeros finché la sua nobiltà e il suo sangue non sono messi in dubbio. Ora Jace è super messo in dubbio, proprio perché tutti sanno che è un bastardo. Quindi lui dice: ma una volta che tu muori, Rhaenyra, che cosa succede? Lei, beh, tu sul trono, certo. Certamente, come è successo a te, gli avrebbe dovuto dire Jace, ma invece no, non è stato detto questo. No, allora, forse perché qua vedo che pure gli sceneggiatori non hanno capito come funziona sto mondo, non capisco. Magari tu puoi anche risolvere il problema coi verdi. Nessuno mette in dubbio che possiamo vincerla questa guerra. E tu puoi anche metterti sul trono, Rhaenyra, certo, e designi tuo figlio Jace come il tuo successore. Perfetto, no? Ok. E nel mondo di Rhaenyra, che secondo lei solo perché il papi ha detto che lei sarebbe stata regina, nessuno avrebbe detto niente, lei pensa, fa lo stesso errore del padre, cioè siccome lo dico io nessuno dirà niente, il che vuol dire che tu de politica non capisci una sega, perché comunque è sempre un magna magna de potere. E questo discorso si potrebbe applicare: se tu vinci la guerra hai solo Jace e Joffrey e nessuno può dire niente, insomma siamo sopravvissuti noi, tutti gli altri sono morti, io sono l'unico figlio, prendo io il potere. Ok, nessuno può dire niente, ma Jace ha due fratelli minori. Due fratelli minori che sono più Targaryen dei Targaryen, perché sono i figli di Rhaenyra e di Daemon. Rhaenyra, quando ha sposato Daemon, semplicemente perché se lo voleva bombare, ma ci arriviamo dopo, lei ci ha fatto due figli, legittimi, chiaramente legittimi, senza pensare che magari potenzialmente in futuro qualcuno potrebbe non volere dei bastardi sul trono, ma preferisce i figli più piccoli. No, ci sono un sacco di guerre anche dentro Westeros che cominciano per molto meno di sta roba. Lei non sta proteggendo i suoi figli e in più io devo vedere che Jace viene trattato dalla fandom come se fosse un rincoglionito che se la sta a prendere per niente. Ma come? Ma scusate, ma in che senso? Cioè qui è tutto un giro di successione e tu in quanto regina devi pensare al futuro della tua casata. Non è che te la regni tu tranquilla, poi tanto siccome tu sei stata tanto brava allora andrà tutto bene. Tu devi creare la strada perché i tuoi figli non abbiano problemi. E Rhaenyra questo non lo sta facendo, perché anche se lei vincesse contro i verdi, ma io ci scommetto tutto quello che ho che qualcuno avrebbe trovato modo per mettere Aegon o Viserys sul trono a discapito di Jace, anche se Mami aveva detto che Jace ci doveva andare. Soprattutto quando Jace si faceva forza e tutti prendevano in considerazione Jace perché ha questo drago, ma ora anche Wolf the White c'ha il drago. Ora voglio dire, vogliamo essere paragonati a Wolf the White, ma mi offendo pure io. Cioè, nel senso, si sta mettendo proprio in discussione
tutto il delicato equilibrio su cui Jace ha montato e su cui è stata montata la sua successione, la sua eredità. È grave e sentire che i suoi problemi non sono mai abbastanza perché lui se la prende troppo, detto anche appunto da Bella, invalida i suoi problemi. Cioè non è che perché lui è pene munito non può avere i problemi, ragazzi, perché ormai si sta, cioè la serie di House of the Dragon è totalmente puntata sul femminismo, ma il femminismo è un po' tossico, perché tu devi parlare dei problemi delle donne, che sono importanti, ma ci sono anche i problemi degli uomini e sono importanti anche quelli. Cioè io, per quanto mi riguarda, io sono per l'equità, non sono per il femminismo, soprattutto quello tossico, perché non mi piace. Secondo me, appunto, noi donne abbiamo i nostri problemi, gli uomini hanno i loro problemi, ma non dobbiamo vederci come due entità separate che devono essere l'uno contro l'altro. Noi ci dobbiamo fare forza, e l'unico modo in cui possiamo farci forza vicenda è se gli uomini prendono in considerazione i miei problemi e noi donne prendiamo in considerazione i loro. E come me lo fai vedere meglio, cioè come potresti farmelo vedere meglio di una serie dove sì, il problema principale è nato perché non volevano una donna sul trono, ma questo non vuol dire che dobbiamo dipingere gli uomini come superficiali, o che appunto i loro problemi non valgono quanto quelli di Rhaenyra, o che comunque loro hanno sempre torto rispetto a quello che dovrà dire Rhaenyra. Hanno fatto una cosa, hanno fatto un errore qua secondo me madornale, cioè il mischiare l'ideologia o comunque la motivazione giusta di un personaggio con il suo carattere. Rhaenyra può anche avere un messaggio giusto, che lo è, perché lo è, lei in quanto donna deve comunque avere la possibilità di ereditare il trono tanto quanto i suoi fratelli, soprattutto perché lei è più grande, quindi dovrebbe, come fanno a Dorne, cioè dovrebbe averlo lei, ma questo non vuol dire che sei più in grado rispetto agli altri. E lei non è in grado, lei è un personaggio, io la detesto, però è anche, può essere, poteva essere anche un personaggio interessante secondo me se trattato in determinati modi. Cioè i neri stanno portando avanti una causa giusta, però attraverso la persona sbagliata. Rhaenyra non se la merita tutta sta guerra, non se la merita. E la cosa che veramente mi stupisce è quanti supporters lei abbia, semplicemente perché ha una causa giusta. No, non funziona così. Cioè, bisogna vedere, secondo me, anche il personaggio per quella che è. La causa è giusta. Anche quello è un problema, effettivamente, della successione padre e figlio, perché non è detto che il primo si meriti di salire sul trono, che sia il più adatto. E questo è il caso di Rhaenyra, lei ha una causa giusta, ma è la persona sbagliata. E arriviamo a Rhaenyra è un personaggio che potrebbe essere molto interessante, molto sfaccettato, molto contraddittorio e per questo molto interessante, ma l'hanno appiattita in una maniera esagerata. Nella prima stagione io ho sempre detto non mi sta simpatica, cioè soprattutto quando è ragazzina, però capisco i suoi motivi, poi perché a gusto non mi piace, però capisco i suoi motivi, capisco quello che sta dicendo. Quello che passa di Rhaenyra nella prima stagione, soprattutto quando è bambina, è il fatto che lei tendenzialmente vorrebbe fare quello che le pare, ma la sua posizione non glielo consente, perché come dicevo prima, tu in quanto regnante devi mettere il benessere del tuo popolo prima del tuo. Questo vuol dire che le tue scelte personali sono molto ristrette, quello che vuoi fare tu arriverà sempre dopo quello che è bene per il popolo, ok? Quindi già che noi partiamo comunque da una persona che è in una posizione di potere, la vede così, già non depone molto a suo favore, ma era una ragazzina, ha tempo per crescere, potrebbe cambiare idea. No, non lo fa. Non lo fa. Rhaenyra comincia ad accettare il suo status nel momento in cui Daemon le apre gli occhi, facendole capire che lei è una Targaryen, figlia del re, e in quanto tale lei può effettivamente fare quello che le pare. Quindi lei ha the best of both worlds, lei è diventata Anna Montana, perché lei può vivere
sia nella riccanza e avere tutti i privilegi che un nobile ha, ma può anche fare il cazzo che le pare, perché lei è la figlia del papi. E quindi andrà tutto bene. In più sono Targaryen, sono tipo mezza divina, e quindi andrà tutto bene, no? Nessuno mi potrà dire un cazzo. Sì, certo. Questo infatti la porterà a prendere delle decisioni molto discutibili, tra cui appunto sposarsi con Lenor, perché sa che con Lenor potrà avere un amante senza dover dare conto a Lenor, nel senso perché da quel punto di vista siamo sulla stessa lunghezza d'onda, quindi lui si fa la sua vita, io mi faccio la mia, ma di facciata siamo una coppia. Molto bene. Dopodiché lei, dopo questo piano geniale, voleva prendersi come concubino Cole, ma Cole le ha detto così: bravo Cole che c'hai self-respect. Allora che cosa succede? Vede un uomo incredibile, un uomo bellissimo, un uomo che posso dire, capisco perché cedi, cioè perché Sarah Winstrong mi manca molto, Madonna Sarah Winstrong. Però lei che cosa fa? Si prende Sarah Winstrong come amante. Poi lei che cosa fa? Va oltre, ci fa tre figli, chiaramente bastardi. Ora, questa cosa qui, lei non pensa che sia un problema. Tant'è che poi lei ancora continua a dire, cioè è proprio in denial, ragazzi, cioè proprio sta fissa, ma non sono bastardi. No, 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 no. Perché? Perché lo dico io. Allora siamo messi bene. Tutto Westeros fosse un perché lo dico io, era anarchia vera. Però lei fa tre figli con Arwin e già di per sé un problema, perché è l'erede al trono. Tutti hanno fatto il giuramento. Ma quando è che un regnante, un re, un lord, una lady, una regina è tranquillo dal punto di vista dell'eredità, quindi della successione? Quando abbiamo dei figli. Perché? Perché il potere si consolida, quindi io diventerò regina sapendo che poi ho dei figli che portano avanti la legacy. Stessa cosa è per gli uomini, è la stessa cosa. Infatti, cioè, si diventava scemi per avere i figli. Anche gli uomini, perché serve questa legacy che dà solidità alla mia casa. Però lei fa dei figli chiaramente bastardi. Ora, lei però che cosa si attacca pure al fatto che il papi non andrà mai contro di lei. Infatti il papi mai accetterà che qualcuno chiami questi figli bastardi? No, no, perché sono i figli di Rhaenyra. No, 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 assolutamente. E l'apice di questo pensiero arriva proprio nel momento, scena emblematica e bellissima della prima stagione, quando da Aemond, che ha perso l'occhio, la situazione shifta nel parlare di quanto sia sbagliato dire che i figli di Rhaenyra sono bastardi. Le priorità tutte al posto giusto. Poi dici che Alicent non prende il coltello e cerca di uccidere Rhaenyra, ma l'avrei fatto pure io, una faccia da schiaffi in quel momento. E invece no, Alicent si è scordata di aver tirato fuori questo spirito materno, e invece Rhaenyra continua a dire: vedi, ok, posso fare quello che voglio. Che da qui va avanti perché lei può fare quello che vuole, effettivamente. E quando muore Lena, suo zio è diventato un uomo single, è il nuovo scapolone di Westeros. Ma guarda un po', Daemon Targaryen, che lei c'è sempre morta dietro. Sì, quindi lei che cosa fa? Per bombarsi lo zio, lei fa una cosa che va totalmente contro ogni tipo di politica e alleanza. Perché lei giustifica questa cosa, il volersi sposare con Daemon, perché lei ha bisogno dell'appoggio di Daemon. Certo, avere l'appoggio di Daemon Targaryen è una grande pedina per quanto riguarda questa guerra. Ma sai, Rhaenyra, anche cos'è un'altra grande pedina nella tua guerra? I Velaryon, la casa più ricca dei sette regni al momento, l'unica praticamente con la flotta più grande. E tu che cosa fai per bombarti lo zio che torna da 10 anni di Essos con nessun alleato se non il suo drago? Fai questa messa in scena per cui facciamo passare Lenor per morto, così noi ci sposiamo. Certo, i Velaryon penseranno che siamo stati noi. Mannaggia,
E poi che si fa? Poi ti sei persa i Velaryon, cioè io non mi sono, non mi spiego ancora come da questa messa in scena i Velaryon possono anche soltanto stare dalla parte di Rhaenyra. Cioè questi hanno perso la figlia, l'hanno sotterrata quel giorno, stessa sera muore l'altro figlio, la sera dopo i due generi si sposano tra di loro. Guarda, io vedo tante storie di true crime, ne ho vista qualcuna che aveva questo incipit. Cioè, nel senso, che mossa è Rhaenyra? Cioè, nel senso, tu ti sei giocata, ti potevi potenzialmente giocare i Velaryon con questa mossa. E perché? Perché ti vuoi bombare il tuo zio. Grande Rhaenyra, complimenti. E poi però non contenta, perché lei poteva bombarselo lo zio, sposarselo, ma stare ferma lì, stare buona lì, no. Lei ci ha fatto dei figli che non sono bastardi, perché tu sei sposata con Daemon, ma stai proteggendo i tuoi figli in questo modo, gli altri tre, ma li stai proteggendo veramente? E io nel momento in cui Jace ti parla di questa cosa, non tiriamo fuori questa cosa, questo tema importante e facciamo passare Jace come uno che si lamenta e basta. Jace ha tutti i motivi per lamentarsi. Ora non solo i miei zii sono un potenziale problema, pure i miei fratelli. Ma scherziamo, cioè... Ma no, perché lei è tanto brava, perché lei non vede differenza tra i suoi figli. Mi fa piacere, Rhaenyra, bravissima. E se vivessi nel mio mondo, nel momento in cui vivo io, saresti la madre dell'anno. Ma tu vivi in un altro contesto, dove se non hai il sangue... Dove se non è chiaro tu di chi a chi sei figlio, la tua testa può saltare, specie se sei maschio. Lei non sta proteggendo i suoi figli e pensa che, siccome lei ha designato Jace come suo erede, tutti devono stare muti. È aberrante questa cosa. Lei ha questo atteggiamento sempre. Il bello è che la sceneggiatura le dà supporto. Lei fa cose completamente senza senso, tipo non partecipa mai ai concili ristretti, ma li fa commissaria. Non mi fate parlare della cosa commissaria, perché veramente è la cosa più senza senso della vita. No, lei va a fare i suoi meeting commissaria da sola, poi lascia Roccia del Drago più volte che no, senza dire un cazzo a nessuno di dove va. Quindi lei non si è capito che fa, cioè il suo concilio fa bene a non fidarsi di lei. Come fai a fidarti di una che dovrebbe guidarti quando la maggior parte delle volte fa vedrò io, poi vi faccio sapere, poi non fa sapere niente. Oppure c'ho da fare, dove? Non vi preoccupate. Oppure sono tornata a Prato del Re, ma in che senso? Sì, ma non vi preoccupate. Cioè ma che regina sei? Ma come fa la gente a fidarsi di te? Nessuno si può fidare di te. E lei poi questa cosa qui la attacca al fatto che lei non è maschio, con una cosa che non ha assolutamente senso, nel senso dal punto di vista di politica, perché si vede proprio che non capisce un cazzo Rhaenyra, perché lei dice che sì, suo padre ha sempre voluto il maschio, e sicuramente questa cosa qui è il trauma di Rhaenyra, nel senso che non si è mai sentita abbastanza perché il padre voleva il maschio, questo sicuramente lei ce l'ha. Quindi dice, probabilmente mi darebbero più retta gli uomini se io fossi maschio. E invece, quindi, io mi potevo allenare a combattere con la spada. Ma invece mio padre mi faceva perdere tempo a stare al concilio ristretto. Ma io devo commentare questa frase? Cioè, nel senso... Sì, perché è lì che impari la politica e un re non deve fare le guerre, un re le dovrebbe prevenire, quindi diciamo che anzi... Cioè, se il re sa combattere è semplicemente perché se si arriva al fatto che devo scendere in guerra, se scendo, ma non è che io faccio vedere il mio potere con la spada, no? Quindi c'è questo misconception che però io non capisco se è una cosa che a me deve arrivare come spettatrice, del fatto che dico Rhaenyra, no, non hai capito, Rhaenyra, ma perché la pensi così? O se effettivamente è così. Io con Rhaenyra non riesco a capire dove la vogliono mandare, che cosa devo pensare io di questa tizia, cioè che visione c'hai tu di lei, perché per me è una tizia che continua a fare cose discutibili continuamente, tra cui menare uno dei suoi consiglieri che dico no. No, eppure il bello è che vedevo su internet la gente faceva Slay, brava,
semplicemente detto la sua opinione e tu gli tiri una sberla, ma non stai bene, sore. Perché? Perché così ti fai vedere più forte. E io ripeto sempre, vogliamo vederla al contrario? Se era demone a dare una palanca a una cristiana? Ok, vediamo se era la stessa cosa. Io metto sempre in prospettiva perché a volte mi sembra che ci si scorda sta cosa. Però anche lì, ok, ha fatto questa cosa, nessuno dice niente. No, no, non è vero, Jace è l'unico cristiano che gli diceva: ma che sei scema? Però anche in quella situazione poi alla fine aveva ragione Rhaenyra, perché Rhaenyra nei discorsi ha sempre ragione, o almeno questa è stata la mia percezione, che me l'ha rovinata tantissimo, perché lei fa tante cose discutibili e non mi puoi dire alla fine sempre farmi avere questa strana sensazione del fatto che dico: ma ha ragione o ha torto? Cioè, che succede? Io ho avuto questa sensazione tantissimo con lei, che è proprio, ci ha avuto proprio il suo exploit nella scena con Alicent, dove appunto lei tratta malissimo Alicent, quando Alicent finalmente sta facendo quello che lei voleva, cioè arrendersi, ma adesso a quanto pare non va più bene. Perché ora è troppo tardi. Certo, 7 puntate, adesso è troppo tardi. Cioè, scusate, allora o mi fate partire subito la guerra e allora poi capisco il troppo tardi, e soprattutto senza che Alicent sa che ha sbagliato, senza che appunto si sono infiltrate più volte che no. Cazzo, sono veramente 7 puntate su 8 che provate a trovare soluzioni per la guerra, voi due, adesso che finalmente ce l'avete, no, deve morire Aegon. Ma che cosa dite? Perché ormai è troppo tardi, ma pensi che puoi fare sempre come vuoi tu? Ma da che pulpito, Rhaenyra? Ma davvero? Tu c'hai proprio la storia di quella che fa sempre il cazzo che le pare, stai a parlare con una cristiana che ti sta pure dicendo: io invece non ho mai fatto il cazzo che mi pareva perché ho sempre fatto tutto per l'altri, e continui pure a dire no perché tanto, cioè, sempre come vuoi tu. Certo, quindi mi ha dato fastidio, cioè è brutto. Poi anche lì non ho capito perché a un certo punto Alicent, mentre parla con Rhaenyra, riprende a mangiarsi le unghie, no? La pellicina intorno alle unghie. Quello è il chiaro segno di Alicent che lei fa ogni volta che si sente messa all'angolo. Quindi io trovo veramente molto ironico come in un discorso dove Alicent sta dicendo che lei si sente libera, in realtà sta scendendo all'ennesimo compromesso per fare felice Rhaenyra. Quindi lei non sta facendo una cosa per lei, sta facendo una cosa per Rhaenyra. Quindi Rhaenyra in questo momento non è diversa da Otto. E per carità, dal punto di vista registico è bellissimo, cioè la scena quella finale dove vedi Rhaenyra, no, in gabbia e lei invece libera, ma non ha un cazzo di senso con quello che hanno fatto dire, perché qui Rhaenyra è più libera di Alicent. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Alicent deve tornare a casa sua e non lo so, fa uccidere il figlio. Perché? Perché così quell'altra ci avrà il trono, ma di che stiamo parlando? Poi Rhaenyra, ok, perché mo la crudele, no? Però nel senso si presuppone che nel momento in cui io poi avrò il trono cercherò di comunque far cambiare questa idea su di me, specie perché io non ho fatto niente. E anche questa è una cosa che mi ha dato molto fastidio di Rhaenyra. Lei non fa mai niente. Lei tutto per errore, tutto perché gli altri fanno cose e poi le danno la colpa, ma lei non ha fatto niente. E questa cosa mi manda in bestia da morire, perché sta uscendo fuori, purtroppo, il peggiore degli scenari, cioè dove effettivamente Rhaenyra e Alicent non hanno fatto assolutamente niente, ma la storia le passerà, cioè ma passeranno alla storia come due persone di merda, che al momento non hanno fatto niente. Cioè, Rhaenyra non è che dal punto di vista crudele ha fatto qualcosa. Oddio, beh, forse chiudere tutti i bastardi dei Targaryen con Vermithor, forse quello è stato un po' crudele. Però è stato anche l'unico momento che mi è piaciuto di lei, perché dico: oh, vedi, allora che ce l'hai sta cosa, usiamola allora. No, cioè, chi è Daemon Targaryen, ammazzano Jaerys. Va da Alicent a chiedere la pace... non si può avere la pace, non lo so, c'è dovuta morire Rhaenys per dire: ok, forse dovremmo fare qualcosa. Si è svegliata all'ottava puntata ad andare a fare sta guerra, cioè, voglio dire, ma nel senso, cioè, perché questa dovrebbe passare alla storia come crudele?
E la cosa che mi spaventa adesso è che siccome Aegon è già scomparso, no? È già andato via da Prato del Re, adesso io non voglio, cioè non vorrei che, cioè adesso sarà l'ennesima volta in cui lei entra da Prato del Re, le è stato promesso una cosa da Alicent che poi si rivela che non potrà averla e quindi secondo Rhaenyra Alicent passerà di nuovo come stronza perché non ha fatto quello che voleva e quindi tutte le ripercussioni che ci saranno non sono date perché Rhaenyra è una persona che tendenzialmente può essere crudele, no, è perché lei non aveva tutte le informazioni. Stessa cosa si collega a colei che secondo me è il personaggio più inutile di tutta la storia dei personaggi inutili. Proprio se ci fosse una classifica delle storyline e personaggi inutili, Rhaena Targaryen starebbe al primo posto con la corona proprio che con l'attacco ce l'ha attaccata sta corona, non gliela leva nessuno. Allora, Rhaena è uno degli errori al Trono di Spade che questi hanno fatto, cioè togliere Nettles e mettere tutta sta storia del drago a Rhaena, cosa a mio parere inutile, perché, e qui ritorna il fatto del farlo, di fare una serie woke dal punto di vista femminista, però nei modi sbagliati, perché si torna sempre alla dialettica che tutte le donne per essere forti devono comunque emulare comportamenti mascolini o comunque cose che fanno gli uomini, perché se no sei meno forte, se no sei reputata debole, inutile. No, Rhaena, tu non hai il drago, quindi che cazzo stai a fare a Roccia del Drago? Cioè, tanto saresti più inutile a Roccia del Drago a fare un cazzo, no? Che dici? A stare lì a aspettare che questi tornano dalla battaglia, visto che tu il drago non ce l'hai. E non dovresti averlo il cazzo di drago, ma va bene. Quindi le danno anche un importante compito, cioè un compito che in realtà, a prescindere da che genere se ne occupi, è la cosa principale delle casate. Pensare ai discendenti. Tu il discendente lo devi tenere in vita. Guardate Maestro Luwin, c'è morto per fare in modo che Bran e Rickon sopravvivessero. E Maestro Luwin è maschio. Cioè, prendersi cura di coloro che porteranno avanti la dinastia è importantissimo, a prescindere da chi se ne prende cura, specie se questi bambini hanno 4 anni. E invece no, tu, come diciamo a Roma, li pisci per andare a cercare un drago di merda sulle montagne, là sui monti con Annette. E siamo stati un'intera puntata a vedere sta rincoglionita che corre per le lande, manco fosse Petar appresso alle pecore, per andare a cercare sto drago e poi manco me lo fai reclamare. E tu hai pisciato i figli della regina per fare sta cazzata? Cioè, io non capisco che cosa vogliono fare, nel senso perché, ma che pensa Rhaena? Che adesso solo perché potrebbe potenzialmente prendere Shipeater, allora lei sarà una pedina importantissima nella guerra? E ora ce l'abbiamo già 150 draghi dal nostro, cioè dalla nostra parte, tra cui Vermithor, che è il secondo più grosso dopo Vhagar. Cosa vuoi fare, Rhaena? E poi voglio dire, a paragone, no? Cioè, tra andare a cercare un drago di merda che potenzialmente potrebbe uccidermi, perché non è che ho la certezza che lui bonderà con me, visto soprattutto che a quanto pare ci viene detto che Rhaena ha provato più volte a formare un legame con i draghi e per poco non ci è morta tutte le volte, mo ci vuoi riuscire con uno di quelli mai reclamati? Certo, strong independent woman che lascia i ragazzini al loro destino. Cioè, ma stiamo scherzando, ma nel senso, ma non c'è niente di male a prendersi cura degli altri, ma perché sta roba ormai è diventata un tabù? Perché prendersi cura di persone che hanno bisogno di te è diventato un problema, è diventato meno eroico, è diventato meno importante. Cioè, è quello che fa di te un eroe, cioè il salvare le persone, non che arrivo con un'arma di distruzione di massa per far vedere che ce l'ho più grosso io, che per me è anche la differenza importante che mi fa piacere gli Stark rispetto ai Targaryen.
i Targaryen giocano tutto sulla distruzione di massa, gli Stark proteggono la loro gente. Cioè, è sempre quello il tema. Ma come cazzo ti viene in mente di abbandonare questi bambini, rincoglionita? Poi adesso voglio vedere che fanno, perché nel libro questa ragazza che si chiama Nettles, che è colei che ha il legame con Shipstealer, a un certo punto diventa l'amante di Daemon. E siccome Daemon, cioè siccome Rhaenyra poi viene a scoprire che Daemon gli ha messo le corna, vuole uccidere questa ragazza che è il suo alleata, cioè lei sta combattendo per Rhaenyra, ma lei la vuole fare fuori. Perché? Perché è andata a letto con... perché è la nuova amante di Daemon. Anche questo mi cambiate di Rhaenyra? Cioè, perché comunque mi dice molto di un personaggio il fatto che dico, sono in una guerra, no? Siamo proprio in mezzo a... stiamo combattendo una guerra. Tu sei mia alleata e non è perché... mai tradita, nel senso, sei andata dai miei nemici, hai fatto qualche tipo di accordo. No, tu ti sei bombata mio marito. Per carità, posso capire, però ci sono delle priorità a Rhaenyra tra chi si bomba Daemon o io che rimango sul trono, no? Quindi mi dice molto il fatto che lei è così infantile, che vuole andare ad uccidere nel mezzo della guerra una sua alleata importantissima. Invece adesso che cosa io mi devo aspettare dalla serie? Che lei si arrabbierà con Rhaena perché Rhaena ha pisciato i figli? E noi gli vogliamo dar ragione di nuovo a Rhaenyra? Io sono stufa che ogni volta sta donna c'ha ragione. Cioè, che comunque ha ragione proprio, cioè, tipo, in questo momento qui lei avrebbe ragione, nel senso, ma io veramente gli darei fuoco io con Syrax, se ce piglia, perché Syrax non è la scaglia più affilata nelle scaglie dei draghi che c'hanno i Targaryen. Perché? Perché adesso questo andrà a secondo me, a meno che, siccome non hanno finito con Rhaena che ha legato effettivamente con Shipstealer, magari avranno delle critiche, non lo so, e ora uscirà da dietro l'ala all'inizio della terza stagione Nettles che dice che cazzo vuoi dal mio drago, vattene rincoglionita. A quel punto Rhaena non lo so che cosa farà nella sua vita, ma preferisco, guarda, che mi metti Nettles così debotto senza senso rispetto a vedere di nuovo che Rhaenyra c'ha ragione. Quindi insomma Rhaena si potrebbe ancora aggiustare, ma non lo so, ci credo poco onestamente. Poi mi piacerebbe passare invece alla storyline che a me è piaciuta di più, ma che purtroppo si è conclusa molto male per quanto mi riguarda. Allora, come ho detto anche nella puntata dedicata all'arrivo di Daemon ad Arrenal, io ho amato Arrenal sotto ogni punto di vista. Mi piace quando comunque si prende tempo per conoscere il personaggio, anche perché Daemon non è che nel libro a questo punto fa poi più di tanto, cioè nel senso va ad Arrenal, comincia ad avere insomma l'appoggio delle persone delle Terre dei Fiumi, dopo muore. Quindi nel senso o lo vedevamo una puntata oppure lo vediamo di più e gli facciamo fare un percorso interessante. Daemon, proprio perché dicevo, ha una fine nel libro molto particolare, lui ancora di più di Aemond a mio parere. Tutto questo collegamento con gli alberi del cuore e le visioni secondo me è anche molto più importante, cioè comunque io se lo faccio così lo vorrei, cioè lo farei perché voglio che sia una cosa importante per il personaggio, ma non solo dal punto di vista psicologico, perché lui entra in questo percorso diciamo psicologico dove effettivamente decide di rinunciare alla corona, no? Ma proprio perché ci fa vedere che Daemon è molto più di quello che ci aspettiamo, no? Cioè nel senso effettivamente probabilmente anche lui è un Green Seer. E siccome sparirà nel God Eye, unico luogo dove si dice ci siano i figli della foresta, o comunque sicuro che ci sono gli alberi del cuore, l'unico posto dove ci sono gli alberi del cuore al sud dell'incollatura, è molto interessante. Quindi in realtà io mi sono emozionata nel vedere tutte queste visioni. Cosa però mi ha rovinato il percorso di Daemon è stato il finale. Perché per quanto sì, Daemon abbia fatto un percorso dove effettivamente cerca di capire se lui questa corona la vuole veramente oppure no, non ha fatto un percorso dove io capisco che lui ama Rhaenyra. Ma proprio no. Infatti diciamo che nelle sue visioni, se noi prendiamo Daemon e prendiamo Aemond,
che sono figure speculari apposta, fanno lo stesso tipo di percorso, solo Damon effettivamente tramite questo viaggio riesce a capire che era più un discorso che lui voleva dimostrare al fratello quello che sapeva fare, ed è andato insomma per la tangente, però non si rende conto del peso della corona, cosa che infatti vediamo molto bene nel roast che fa Oscar Tully, terzo best personaggio di sta serie Oscar Tully. Cosa vediamo? Che Damon fa proprio il Targaryen di turno, cioè io arrivo, spargo morte e devastazione, e secondo il pensiero Targaryen tutti dovresti stare zitto al riguardo. Ma ha fatto i conti con il Tully sbagliato, perché non funziona così con i Tully, casa che io adoro. E appunto io, vedendo Oscar Tully, mi sono emozionata, perché proprio lui gli dice questo, cioè tu prendi delle decisioni in quanto re, perché tu adesso ti stai definendo re, quindi devi anche prenderti la responsabilità di quello che fai, cosa che gli Stark dicono da sempre. E infatti dicono non a caso che gli Stark, i personaggi Stark, vengono fuori dall'unione di uno Stark e di un Tully, perché probabilmente a livello proprio di ideologia sono i più simili, e questo ve li rende molto agguerriti i ragazzini Stark. I ragazzini Stark sono tutti come Oscar Tully, e mi dispiace un sacco che non si è vista questa cosa nella serie, nel Trono di Spade. Ma Oscar Tully che fa il culo a Daemon ci sta. E obiettivamente è quello che io penso che succederà alla fine del libro. Anche perché chi più di un Greenseer, mutaforma, shapeshifter, può fermare un drago? Nessuno, perché effettivamente il drago non lo fermi, a meno che tu non entri dentro la testa del drago. Quindi in realtà gli unici che possono mettersi contro i Targaryen sono effettivamente gli Stark, proprio in quanto tutti shapeshifters. Questo mi è piaciuto molto perché l'ho rivisto da questo scambio che ha avuto Oscar Tully con Daemon Targaryen. Ho visto molta gente che si lamentava del fatto che dicono no, hanno fatto un disservizio a Daemon. Non sono d'accordo. Io, per esempio, Daemon, che non mi piace come personaggio, nella prima serie non mi piaceva, nel senso è... lo trovo veramente molto borioso, arrogante, che pensa di essere migliore degli altri, e che veramente dell'affetto che il fratello aveva per lui non gli è mai fregato un cazzo. Ha ucciso sua moglie, ha inneggiato a, non lo so, alla felicità quando è morto il nipote, quindi ora era lui il nuovo erede. Quindi diciamo non è un personaggio che mi piace, ma tramite questo viaggio qui ho visto la parte più vulnerabile di Daemon, che sono queste cose qui che ti aprono l'empatia e entri insomma a contatto con il personaggio. Non è uno dei miei personaggi preferiti, rimane però uno dei personaggi più interessanti a mio parere, proprio per questa strana caratterizzazione che ha, molto sfaccettata, e soprattutto a mio gusto per la storia che andrà ad affrontare. Però non mi è piaciuto il finale, perché mentre abbiamo lavorato su il suo capire che non sarebbe in realtà un bravo re, non ho capito come siamo arrivati al fatto che lui ama Rhaenyra. Perché in realtà in tutte le visioni che lui ha avuto l'abbiamo vista una volta mentre lei gli diceva che lui è, cioè, sta sempre a fare casini, due quando l'ha decapitata. Dopodiché di Rhaenyra non si parla più. Io non capisco come arriviamo da questo discorso qui a ho provato a starti lontana, ma io ti amo troppo. Ma quando mai? Ma non me l'hai fatta vedere questa cosa? Cioè, io ho capito che lui ci ha avuto una rivelazione con l'ultima visione che ha avuto, che adesso parleremo anche di quella, perché secondo me c'è stato un problema di scrittura. Comunque, è vero che lui ha avuto questo cambio, ma faceva prima a dire: guarda, io ho capito che la cosa giusta è stare insieme perché così portiamo avanti questa legacy, ma no, ho provato a starti lontano ma non riesco. Ma che? Ma non lo so, sembrava che tra poco si voleva bombare Alice pure lui, cioè c'avevano più chimica tra di loro, cioè nel senso non mi sembra proprio uno che sta a pensare oddio quanto mi manca Rhaenyra, mi sono proprio reso conto che mi manca Rhaenyra e che la amo. Cioè non mi hai fatto vedere questo, ma che è sta cosa? Perché Rhaenyra è Rhaenyra e anche Daemon deve amare Rhaenyra e deve fare mea culpa perché lui ama troppo Rhaenyra. Non è libero di ripensarci. La storia
storia della visione, io penso che loro lì hanno fatto un casino dal punto di vista di scrittura, perché giustamente, per come loro hanno messo sta storia del sogno, tra l'altro sta diventando, sto ricevendo alcuni commenti delle volte che si sta facendo un po' di casino, perché io appunto faccio questo inciso perché mi fa ridere, però io di solito appunto faccio i video dal punto di vista del libro, no? Ma adesso le persone che magari non hanno letto il libro o non lo so, o magari si confondono, no? Mi mischiano cose che sono state dette dentro House of the Dragon, che però non sono confermate in A Song of Ice and Fire, per commentarmi cose di A Song of Ice and Fire. Sono due cose differenti. Il sogno di Aegon è una cosa che può aver senso, ma che nel libro non c'è. Quindi io ti posso dire, sì, come idea può avere senso, magari sarà così, ma finché Giorgino non me lo scrive io non ve posso dire sì è così. Quindi tipo, non lo so, Rhaegar voleva chiamare tutti i suoi figli Aegon per il sogno, non possiamo dirlo, cioè quello che io so è che Rhaegar voleva rifare la storia del drago a tre teste, poi se lui voleva chiamarli tutti e tre Aegon o dargli i nomi presi da, non lo so, da un cilindro, questo a noi non ci è dato saperlo perché Giorgio non l'ha detto. In A Song of Ice and Fire il sogno di Aegon non è mai comparso, quindi questa cosa qui è una cosa di House of the Dragon. Però io posso capire chi ha visto soltanto le due serie, quindi Il Trono di Spade e House of the Dragon, l'ultima visione è un trip psichedelico perché non ha assolutamente senso, soprattutto se poi tu alla fine mi fai vedere Daenerys. Questo perché? A parte, vabbè, che mi hai fatto vedere Bloodraven, io ho amato tutto perché finalmente almeno la voglia rossa a forma di corvo gliel'abbiamo messa. Tu non puoi farmi una visione, no? Perché loro poi hanno detto non volevamo dire da questa visione che il principe promesso è Daenerys, ma dalla visione che tu mi fai vedere il principe promesso sembra Daenerys. Io non penso che è Daenerys il principe promesso, però dalla visione che tu mi fai vedere quello io capisco, perdonami, nel senso, cioè mi state a parlare dall'inizio di sta serie che Aegon ha fatto sto sogno e che il principe promesso viene dai Targaryen. Poi mi fai fare tutta sta cosa psichedelica dove alla fine si conclude con Daenerys coi draghi. Ora, è vero che Daemon non lo sa chi è Daenerys, ma io lo so chi è Daenerys, quindi è chiaro che chi ha visto Il Trono di Spade subito dice quella è Daenerys e quindi è lei il principe promesso, ma poi non torna perché nella serie del Trono di Spade Daenerys ha fatto tutto tranne che essere il principe promesso, cioè non è servito a un cazzo Daenerys a meno che non morire alla fine, cioè questa è stata Daenerys, quindi non ha senso. E a mio parere io apprezzo il fatto che tu in quanto sceneggiatore vuoi portare quello che effettivamente succede anche nel libro, cioè che tutto deve essere dato all'interpretazione, niente è come sembra, tante cose sono state passate di generazione in generazione, quindi non sappiamo neanche se le leggende che noi sentiamo in A Song of Ice and Fire siano effettivamente corrette, e io lo apprezzo, ma tu non mi hai creato la stagione mettendomi questi occhiali qui, cioè tu me lo devi spiegare, perché sennò per me normalmente quando uno vede delle profezie nei film, la profezia è la profezia, quindi se io vedo che tu fai un viaggio psichedelico correlato alla minaccia del nord che abbiamo detto può essere sistemata solo dal Prince de Was Promised e alla fine mi fai vedere Daenerys, che tu in quanto creatore della serie poi mi devi venire a spiegare che non era quello che volevi dire, vuol dire che hai sbagliato qualcosa, amore mio. Cioè nel senso, poteva pure dirlo, ho visto l'immagine di questa ragazza con tre draghi, io penso, poteva dire Daemon, io penso che sei tu a Rhaenyra, no? Cioè se tu mi fai spiegare che lui ha capito un'altra cosa, o tipo magari è nostra figlia, magari è nostra nipote, se tu glielo fai dire già quella cosa acquista senso e le persone non pensano subito al Prince de Was Promised, perché magari dicono ah, magari ha visto una cosa per un'altra, perché che tu mi devi venire a sistemare quello che tu mi hai fatto vedere vuol dire che c'è stato un problemino là sotto. Poi honorable mention ancora al quarto personaggio preferito, che è Alice Rivers.
bellissima, meravigliosa, mi ha ricordato tantissimo Morgana, che è quello sicuramente che deve ricordare. Mi è piaciuta molto, l'attrice è divina, proprio mi è piaciuta proprio tanto a farla così diversa dagli altri, cioè comunque l'occhio ti ci cade sopra, la storia del Barbagianni mi ha ucciso, molto molto interessante, non vedo l'ora di vedere adesso come evolvono le cose, quindi mi è piaciuta veramente veramente tanto. Quindi conclusioni finali, serie, se dovessi dare un punteggio io darei un 6,5. La storia fila, sì, è un po' lenta, però oddio, ve posso dire, nel senso, se prendiamo a paragone molte delle puntate del Trono di Spade, a mio parere tutte da un punto di vista di chi legge il libro, ma soprattutto anche se prendiamo tipo uno sfacelo come Gli Anelli del Potere, questa stagione si meriterebbe anche l'8. Darò un 6,5 perché a me le caratterizzazioni di molti personaggi non sono piaciute, mi hanno fatto anche tanto arrabbiare, specie Rhaenyra proprio non mi è piaciuta assolutamente, ma è la seconda stagione, alcune cose si possono sistemare, magari appunto inseriranno, magari adesso che ci sono stati questi problemini anche con George Martin, inseriranno Melor, perché vedevo insomma che dicevano, di commenti che dicevano, però il commento di George Martin, cioè il fatto che poi ha tolto questo post, cioè non è che va tanto bene, potrebbe essere visto insomma in due modi, il fatto che appunto è negativo e che lui magari pensava di poter dire più cose proprio in quanto co-creatore, ma ha detto cose abbastanza pesantine a livello di lavoro di squadra, cioè lui ha detto più di una volta che gli sono state dette cose che poi sono state cambiate senza dirgli niente, questo non dà proprio una bella impressione di Condal, però il fatto che abbia tirato via questo post abbastanza aggressivo, poi non lo so, se volete che ci faccio un video apposito ditemelo, che magari appunto lo prendiamo, lo leggo e vi dico passo passo, però secondo me potrebbe anche essere che magari ora stanno ritrattando determinate cose, quindi io accetterei tantissimo che adesso esce fuori un Melor, anche se non me l'hai mai detto prima, non mi interessa, retconna quanto vuoi. Se mi metti Nettles che esce da sotto l'ala di Ship Stealer alla grande, proprio, cioè non vedo l'ora, però ecco, spero che magari sistemano un po' il tiro, perché diciamo che se continuano in questo modo qui a lungo andare, purtroppo quando poi vai a toccare determinate cose che vanno a rovinare comunque poi la caratterizzazione del personaggio e innescano l'effetto farfalla, si va a finire come l'ottava stagione del Trono di Spade, quindi bisogna stare molto attenti quando si fanno i cambiamenti. Detto ciò, io ho finito di sproloquiare, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando ditemi tutto quello che avete pensato della serie, se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, il personaggio che vi è piaciuto di più, quello che vi è piaciuto di meno, il cambiamento che vi ha dato più fastidio. Io niente, come al solito vi ringrazio, è stato un piacere, mi raccomando, se volete mettete mi piace al video, potete anche seguirmi su Instagram o anche iscrivervi al mio gruppo Telegram, vi lascio tutti i link in descrizione. Grazie per aver passato il tempo con me, ci vediamo la prossima volta con una nuova puntata di A Game of Talks. Ciao.